Ci siamo ben trovati al Palumaca di Reggio Calabria. Siamo pronti per trasmettere la sfida. Giovedì ritorno tra DR Basketball Reggio Calabria, canotta bianca con bordi blu e stelle, contro la squadra del momento, la squadra dell'anno, quella che sta stupendo al suono di canestre e belle giocate, ovvero la Fortuna di Messina, di coach Claudio Cavalieri. Ovviamente non è una partita come le altre. Il ricordo va lassù, va al numero 13, va ad Aiden Fadallà. Un abbraccio a tutta la sua famiglia. Una storia purtroppo incredibile da raccontare, e sinceramente per me che l'ho raccontata live è ancora qualcosa di impattante nel mio cuore e nella mia mente. Penso che il dolore della Fortitudo sia inarrivabile, quindi un abbraccio a tutti loro, consapevoli che non è una partita come le altre. Stessa cosa per la dirigenza di R, che ovviamente subì il colpo in maniera impattante, così come tutto il movimento calabrese siciliano, così come tutto il basket italiano, all'interno di un'annata realmente tristissima, dove abbiamo dovuto salutare tantissimi amici uno dopo l'altro. Annata che anche questo 2023 non si è sicuramente aperto nei migliori modi. Il mondo dello sport, in questo caso il mondo del calcio, ha perso un uomo brillante, un calciatore eccellente, probabilmente tra i più forti centravanti del mondo, ovvero Gianluca Vialli, gloria della nazionale italiana. A parte questo, ovviamente, tornando a parlare di pallacanestro, non posso non ricordare Pasquale, Cesare, Gustavo e tutti gli amici che ci hanno lasciato nei mesi appena trascorsi. Il pensiero per questa partita chiaramente va tutto per Aiden Fadallà, un abbraccio a lui ovunque egli sia. Trasferiamoci al basket, parliamo di pallacanestro, partiamo dalle formazioni: Simone Cavalieri, Roberto Bellomo, il bomber Gabriel Magarinos, Emanuele Giannullo e Michel Yeyap. Dopodiché Otto Borgomento, giovani Francesco Terzi, l'americano Elliot Caldwell, Omar Molonia, Gianmarco Iannicelli e Matteo Mollica per la Fortuna di Messina, con lo staff tecnico sontuoso di ex di Calabria, con Claudio Cavalieri, gloria del basket italiano, ex Viola e Vis Reggio Calabria, tra le tante squadre, inclusa la grandissima Virtus Roma, inclusa la Benedetto Centro nel suo percorso cestistico da giocatore. Accanto a lui Stefano Marisi, playmaker di grandissima scuola, visto alla Vis l'anno scorso, campione con la Mezia qualche anno prima, e anche lui con tantissimi trascorsi importanti nel basket italiano. Per quanto riguarda la DR invece, tantissimi acciacchi, non partirà dal primo minuto, forse non sarà del match, ecco la tuta, sto parlando del playmaker Marco Manisi. Antonio Smorto alla seconda in canotta DR per il fuori categoria, Kevin Pandolfi, il capitano Luca Laganà e lungo Cole Abrams, dalla panchina Federico Romeo, Alessandro Marciano, Simone Surfaro, Andrea Ripepi, Gianfranco Romano e Alessandro Pisapia. Lo staff tecnico ovviamente è composto da Giovanni Rugolo, gli assistant coach il giovane William Pandolfi e Filippo Marciano. Serve l'impresa, serve veramente l'impresa alla formazione di coach Giovanni Rugolo, anche perché dall'altra parte del rettangolo di gioco c'è una formazione che veleggia nelle zone altissime di classifica, la Fortitudo di Messina, al momento in coabitazione con gli svincolati di Milazzo, a due punti dalla capolista, sia Spiazza Armerina. Arbitreranno la sfida i signori Gianmarco Greco e Alessio Tolomeo, entrambi da Catanzaro. Per quanto riguarda invece la DR, rispetto alla gara di andata persa dai bianco-blu al Pala Russello, non ci sono Giovanni Scialaba e Walter Mazburs, che hanno salutato la propria esperienza in casa Bianco Amaranto, il primo per ragioni prettamente lavorative, il secondo per una scelta reciproca di salutarsi. C'è Antonio Smorto, che al momento è l'unico ingaggio di mercato, e poi c'è un roster che ritrova per l'occasione Federico Romeo, che non c'era qualche giorno fa nella gara persa contro la Sport Club Gravina. La gara del Gravina invece la potete vedere sempre sulla nostra fanpage, trasmessa dalla pagina ufficiale del Calanzaro Basket Academy, in casa proprio dei giallorossi, giallorossi che hanno grandissima voglia di riscatto dopo la sconfitta, tra tantissimi punti interrogativi, contro la capolista del girone, contro Piazza Armerina.
dove per 25 minuti abbondanti hanno realmente giocato una grandissima pallacanestro gli uomini di Max Arigliano. Sono curiosissimo di vedere i quintetti, specialmente quello di Giovanni Rugolo, vista la complessità del roster, viste le tantissime problematiche. Ovviamente proverò a aggiornarvi anche agli altri campi, consapevole che in contemporanea si gioca la gara della pallacanestro viola, una gara fondamentale per il proseguo in cammino del cammino della formazione di coach Polignano. Derby Sicilia-Calabria in quel di Palermo al Palamangano per allontanarsi all'ultimo posto. Tra qualche istante andrà in scena anche la gara green e viola Reggio Calabria, considerando che ieri la Virtus di Ragusa ha vinto nell'anticipo di un solo punto contro Crema. Nel ricordo di Aiden Fadallà, Peppe Merino va a dare la carica alle canotte fluo di Messina, che scendono in campo col capitano Roberto Bellomo, che intravedo. Andiamo a leggere le formazioni ufficiali. Per Messina il numero 1 è il capitano Roberto Bellomo, il numero 2 Matteo Mollica, il numero 3 Lorenzo Ottoborgo, il numero 5 Jorge Gabriel Magarinossi, il numero 7 Elliot Michael Caldwell, il numero 9 Simone Cavalieri, il 10 Gianmarco Iannicelli, il numero 21 Emanuele Giannullo, il 24 Rosario Giovani, il 34 Francesco Terzi, il 78 Michel Yeyap. Per quanto riguarda invece l'ADR, Federico Romeo, Luca Laganà, Collier Bromes, Kevin Pandolfi e Antonio Smorto pronti al quintetto base. Dalla panchina Marciano, Pisapia, Surfaro, Romano e Andrea Ripepi. Rotazioni ultra ridotte per i bianco-blu, che proveranno a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Presente in platea anche il nuovo allenatore della Vis Reggio Calabria, Ciccio Romeo. Parleremo anche del risultato del sabato della Vis, che ha combattuto molto molto bene in casa dell'Alfa Catania. Per quanto riguarda invece il quintetto dei fluo della formazione della Fortitudo di Messina, Yeyap, Cavalieri, Bellomo, Mollica e il numero 21 Emanuele Giannullo dalla Campania. Al salto Yeyap contro Cole Broms. Attenzione alle schiacciate del Colored della Fortitudo Messina, che sta regalando azioni spettacolari ad ogni partita, ma non è il solo. Matteo Mollica, insomma, anche non è da meno il suo alley-oop clamoroso nel basket giovanile di qualche mesetto fa ormai. Arrivo primo all'interno della top 10 di Reggio Canestro. Siamo prontissimi per trasmettere la partita. Prima palla per la Fortitudo, Cavalieri per Roberto Bellomo, e si gioca primo possesso per la F di Messina. Palla in posta, capisce tutto Antonio Smorto, palla recuperata, inizia bene la DR, Antonio Smorto supera a campo, supera un avversario, Antonio Smorto di slalom fino in fondo, schiva la stoppata e va a segno, primi due punti per Reggio Calabria. Derby dello stretto, Antonio Smorto rimane indietro un giro, Bellomo è già dall'altra parte, si rifonde Roberto, Bellomo non va, rimbalzo, fa buona guardia e va a canestro il numero 21 Emanuele Giannullo, canestro del pari 2-2. Federico Romeo in regia contro il classe 2004 Simone Cavalieri, figlio d'arte, figlio del coach. Anche Federico è figlio del coach, ma il coach della pista in questo caso bomba che non va, l'extra possesso premia con le Bronx, ma c'è palla contesa e la freccia è tutta per l'ADR di Giovanni Rugolo davanti alla sua panchina. Sarà rimessa con il divino Antonio Smorto, classe 1995, fuori categoria, pronto a battere, lontano dai rettangoli di gioco da due anni e qualcosa, ha carburato nel frattempo con la Botteghelle Basket in Serie D l'anno scorso qualche partita, e al CSI con la Region. C'è un fallo subito da Jackson Cole Bronze, che andrà a mettere per due tiri liberi, 9 minuti da giocare al termine del primo quarto, 2-2 tra DR Basketball Reggio Calabria e Fortitudo di Messina. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento, fateci sapere da dove state seguendo questa sfida. Si ripartirà con i due tiri liberi per il nazionale giovanile svedese Collier Broms, lui ha diverse nazionalità e tantissima voglia di combattere nel pitturato, sicuramente tra le note più liete della DR Basketball Reggio Calabria al momento, in un periodo davvero nero di risultati. Tiro il primo realizza Collier Broms, 3-2, secondo tentativo per doppiare nel punteggio la quotatissima avversaria. Sbaglia il secondo, il rimbalzo è per Michel Yeyap, apertura per Simone Cavalieri, 8.50 da giocare. Cavalieri col suo ball handling aspetta l'uscita dei compagni ai blocchi. Ecco Michel Yeyap contro con le Bronx. Michel si gira, tira, non va,
a rimbalzo fa buona guardia Antonio Smorto che inizia a palleggiare. Smorto fronteggia, passaggio in diagonale per Federico Romeo, ora per Luca Laganai il capitano, finta e poi va dentro Luca, si gioca il post, va su, sbaglia la conclusione, Luca voleva un fallo, si può ripartire con l'attacco Fortitudo, Roberto Bellomo il capitano, finta e va dall'altra parte, finta dopo finta ancora, scarico per Yeyap, passi di Roberto Bellomo che non è così d'accordo sul fischio arbitrale, 3-2, non cambia il punteggio, vantaggio DR, un solo punto di vantaggio e rimessa bianco-blu. Alla battuta Kevin Pandolfi, ex giocatore della Basket School Messina, finalista del campionato della passata stagione sotto la guida di Pippo Sidoti, che qualche ora fa ha fatto anche il compleanno, auguri al nuovo allenatore di ritorno degli scolari. Attacca Basket School, attacca la DR, chiedo scusa Antonio Smorto, finta contro Bellomo, fronteggia, c'è il passaggio prevedibile, capisce tutto Simone Cavalieri, buono nella lettura, capisce tutto Antonio Smorto, si imbola per schiacciare, l'appoggia, appoggio morbido anche perché c'era Yeyap al rimorchio. 7.50 da giocare, vale sempre due punti per il numero 15 Antonio Smorto. 7.40, Simone Cavalieri sull'esterno per Emanuele Giannullo, passaggio creativo, un po' troppo creativo, palla persa, arrivano gli applausi da parte della ridotta panchina DR, Manisi out con la tuta e non sarà del match a meno di clamorosi colpi di scena. Attacca Federico Romeo, dovrà giocare 40 minuti giù di lì il numero 8 di casa DR. Broms per Laganà, Luca Laganà, passa la palla Smorto, però la bomba Antonio non va, a rimbalzo Yeyap per Simone Cavalieri, finta e doppia finta, prova ad andare dentro fino in fondo, spezzato, stoppato da Laganà che non riesce a strapparla, ancora Simone Cavalieri, extra possesso dei peloritani e bomba di Simone con dedica al numero 13 da lassù, 5 pari, 7 minuti a giocare, Pandolfi fino in fondo, contatto a rimbalzo, fa un buon lavoro, Colli e Bones, ancora lui, Jackson non perdona. 6.50, primo tempo godibile tra le due formazioni, si può contrattaccare, Cavalieri per Roberto Bellomo, blocco di Michel, Bellomo contro Pandolfi, c'è il fallo di Kevin Pandolfi, non è buona la segnatura di Roberto Bellomo, dovrebbe essere esclusivamente rimessa per i ragazzi di Claudio Cavalieri. 6.50, pronto alla battuta Matteo Mollica, 6.38 da giocare. Matteo serve Bellomo, Bellomo in palleggio, scarico per Simone Cavalieri da 3 sul ferro, non riesce a trattenere la Mollica, palla persa dalla Fortitudo, 7.05, si può ripartire, palla nelle mani di Antonio Smorto. Smorto capisce tutto, Yeyap la può inchiodare, eccolo, la prima schiacciata del match è servita e lo sapevamo, Razor Roof come i tempi di Brent Scott, super schiacciata per Michel Yeyap, specialista del settore. 6 minuti e 6 a giocare, dall'altra parte Antonio Smorto, finta dopo finta, prova il tiro, non va dall'angolatura del Black Mamba, può ripartire Roberto Bellomo, va dentro, giro in porta, fallo in attacco di Roberto Bellomo, 7 pari. Roberto Bellomo, per chi non lo sapesse, anche dei piccoli trascorsi alla Viola Reggio Calabria, andò a completare durante una fase interregionale il maxi gruppo del 96 di Pasquale Racà, dove giocava il talento di John Lupusor, di Domenico Latella rispettivamente, adesso a San Severo in Serie A2 e a Canosa in Serie C Silver. Domenico Latella è la stella del campione di Serie C Silver, gioca in compagnia di un ex della DR, ovvero Michele Suraci, che salutiamo. Attacca la DR con le Broms per Kevin Pandolfi contro gli Yeyap, 5.40 da giocare, Kevin trova la bomba, Kevin realizza super tripla, Kevin ha preso l'aereo, ha preso anche un bel triplone, 10-7, 3 punti di vantaggio per Reggio Calabria. Attacca Roberto Bellomo, finta, passaggio per Matteo Mollica, Giannullo richiederebbe il pallone e post Bellomo, uno contro uno sull'avversario, c'è lo show, c'è Yeyap, stoppato da Kevin Pandolfi, super giocata difensiva
impattante su due lati del campo, c'è il passaggio in diagonale, Romeo da tre, ritmo corto, palla in out. Davvero un peccato dei ragazzi di Giovanni Ruvolo, che con questa tripla potevano entrare in ritmo. Attenzione ai cambi, entra il bomber, 41 è l'ultima uscita, Gabriel Magarinos ne ha realizzati ben 41 in casa dell'Orsa Barcellona a Palo Alberti. Si va a accomodare in panchina Roberto Bellone, dall'altra parte fuori Antonio Smorto, dentro Simone Surfaro, non è al top Antonio Smorto, si può ripartire. Attacca Fortitudo di Messina, attaccano i ragazzi di Cavalla proprio con Simone Cavalieri per il bomber Magarinos, blocco Yeyak, Magarinos mette una mano con le Broms, ancora Matteo Mollica proprio il tiro alzando la parabola, solo tabellone già nullo, ma buona guardia, realizza 10-9, 4-13 da giocare, 4-41 da giocare. C'è anche fallo in attacco nella medesima azione, probabilmente, se non ho visto male. Si può ripartire con la rimessa bianco-blu, rimessa alla DR in vantaggio di un punto dopo il canestro, il primo canestro della sua partita di Emanuele Giannulla. Attacca la DR, è pronto un altro cambio per Giovanni Ruvolo, è pronto a far entrare Andrea Ripeti, prodotto di scuola Lumaca, passato anche da Forio Dischi e dalla Vis. Ritorna in campo Andrea Ripeti, fuori Luca Laganà. Ritorna in campo dopo qualche istante anche Antonio Smorto, che come detto non è al top ma stringe i denti. Cambio invece per Kevin Pandolfi, che indubbiamente stava giocando una grande e bella partita. 10-9, un punto di vantaggio, e alla rimessa c'è il numero 20, il classe 2005 da Milano Porto Salvo, Simone Surfaro, mentre i suoi compagni, lui usufruisce anche un doppio allenamento con Bagnara, stanno giocando al Palascoppa di Soverato all'interno della gara di Serie D. Serie D questa sera, dove c'è anche un'altra partita a pochi chilometri da qui a porte chiuse tra Botteghella e Castrovilla, il big match di giornata. Antonio Smorto con la moto, scarico intelligente, Ripeti è qui per dispensare anche questa tipologia di giocate. Antonio Smorto 12-9, grandissimo l'assist per Andrea Ripeti, due punti comodi per la DR che sta giocando un'ottima pallacanestro. Magarinos, c'è il catch, Michel, Yeyap per Giannullo, prova un tiro a metà, tra un tiro e un passaggio, la recupera Federico Romeo, non lo prendono più. Federico prova ad andare fino in fondo, scarico intelligente ma prevedibile, bravissimo Simone Cavalieri con lo steal, fino attento Simone, c'è un contatto, tiro all'americana, non va, ultimo tocco è di un giocatore della DR, secondo l'arbitro sarà rimessa per i Fluo di Messina. Ancora un cambio, applausi per Federico Romeo. Come detto, io non l'avrei mai tolto dal rettangolo di gioco, ma è chiaro che Giovanni Ruvolo conosce il suo gruppo molto meglio del sottoscritto e deve andare anche a centellinare le energie. Ritorna in campo Kevin Pandolfi, Michel, Yeya per Magarinos, il fallo di Simone Surfaro sul palleggio, 3.50 da giocare, sarà rimessa per i ragazzi del tandem Cavalieri Marisi, alla rimessa Matteo Mollica. Pronto Iannicelli sul cubo dei cambi nel frattempo, va dentro Magarinos, fino in fondo, scarico per Cavalieri da 3, sul ferro rimbalzo Centrale Smorto che è già involato come una freccia, fino in fondo, sfiora il gioco da 3 punti, velocissimo, l'alta velocità è arrivata a Reggio Calabria grazie a lui, pazzesco contropiede di Antonio Smorto che non riesce a concretizzare il canestro, ma Andrea Lunetta per due tiri liberi. Attenzione al cambio esordio in questa sfida per l'ex Virtus Roma Gianmarco Iannicelli, classe 2002, si va a accomodare in panchina Emanuele Giannullo dalla Campania, saranno due tiri liberi per il numero 15 Antonio Smorto, giocatore ex Torino, Stella Azzurra, Roma, Omegna, Matera e non solo, nazionale giovanile azzurro, ha giocato in nazionale anche in compagnia di talenti del calibro di Marco Spissu, oggi nazionale italiana, è alla Reyer di Venezia di Walter De Raffaele e Simone Fontecchio, stella di Utah Jazz. Il Lunetta Antonio Smorto segna il primo, 13-9 a favore di Reggio Calabria all'interno di questo derby dello stretto. Ancora il Lunetta Antonio Smorto, sbaglia il secondo, i tiri liberi per lui sono stati la spalla di Damocle nella gara persa qualche ora fa proprio qui contro Sport Club Gravina, nel turno che ha aperto il 2023
attacca magari uno contro uno, gli si attacca Simone Furfolo, c'è il tiro, ottima difesa di Simone Furfolo che blocca il bomber. Dall'altra parte già pronto Antonio Smorto contro Roberto Bellomo che è rientrato, passaggio creativo un po' troppo e la recupera ancora Cavalieri, doppio palleggio abbastanza evidente di Simone Cavalieri, non se ne accorgono gli arbitri, palla fuori, c'è la rimessa per l'ADR, doppio palleggio davvero evidente di Simone che se ne andrà a rivedere, cambio di R, ritornerà in campo il capitano Luca Laganà, fuori Jackson Colebroms, attenzione che Colebroms è una sorta di ago della bilancia difensivo per la formazione bianco-blu. Nel frattempo Gianmarco Greco parlotta col capitano della Fortitudo Roberto Bellomo, 3 minuti e 6 secondi a giocare, 3-19. Avvertimento anche per Claudio Cavalieri, non so qual è l'argomentazione nel dettaglio che sta andando a chiarire la situazione da parte dell'arbitro Gianmarco Greco nei confronti di Claudio Cavalieri. Nel frattempo Antonio Smorto fa bene a provare i tiri liberi, anche perché bisogna migliorare queste percentuali in casa di R in chiave complessiva e si può ripartire. Attacca Simone Furfolo, palla a Smorto che parte da playmaker, anche perché Federico Romeo è in panchina. Smorto, Furfolo, ripepi, Laganà e Pandolfi, il quintetto inedito per la Diera. Attenzione al passaggio, Laganà la tiene in campo, attenzione al catch, Laganà vorrebbe passi Claudio Cavalieri alla panchina, bomba di Kevin Pandolfi, il chitarrista Kevin Pandolfi, super bomba importantissima. L'ADR, aggiungerei clamorosamente, sta tenendo botta ai vice capoclassifica del campionato. Bellomo, creativo, Cavalieri da tre sul ferro, palla in out, la palla si intende e poi finisce fuori, 2 minuti e 30, 16-9 vantaggio DR. Si può ripartire, Antonio Smorto in palleggio, 2 minuti e 27 da giocare al termine del primo periodo. Assist intelligentissimo per Laganà da parte di Smorto, Laganà perde il tempo e poi commette infrazione di passi probabilmente. Sì, infrazione di passi di Luca Laganà che ha perso il tempo sull'arresto. Sarà rimessa e palla persa dalla DR, già pronto Simone Cavalieri. Cavalieri, Magarinos, Iannicelli, Bellomo e Iaiappo per Claudio Cavalieri. Magarinos, fallo abbastanza evidente di Luca Laganà. 2 minuti 8 secondi al termine di un primo periodo molto intenso dove la DR sta tenendo botta, ma è chiaro che le rotazioni chilometriche di Claudio Cavalieri sono più che impattanti e lo potranno essere nel lungo periodo di questa sfida. Esordio in questa sfida per Elliot Caldwell, ex Canicat, cambio anche per la DR, fuori Surfaro, dentro nuovamente Federico Romeo, rotazione a 7 uomini per i bianco-blu. Dall'altra parte Caldwell si va a posizionare in ala piccola con Iannicelli da 4 e Michel da 5, battuta la rimessa. Michel per Gianmarco Iannicelli, riflette contro la canaccia, il catch, la canaccia, anche il fallo. 2 minuti e un secondo da giocare, attende il primo quarto, ancora un cambio. Giovanni Rugolo rimanda in campo la forza di Colebroms. Sarà rimessa, semplicemente rimessa per la Fortitudo di Messina con Gianmarco Iannicelli alla battuta. Servito Roberto Bellomo, ultimi 120 secondi in questo primo periodo. Bellomo va dentro con coraggio, scarico intelligente, Caldwell non va da tre punti, a rimbalzo c'è Iannicelli e con un bel semigancio va a referto. 16-11, bellissimo il gesto tecnico dell'ex Virtus Roma, in quella squadra giocava anche Igor Biordi, visto a Catanzaro che oggi gioca in Serie A2 nella Fortitudo di Bologna. A proposito di Fortitudo, bomba di Kevin, non va, al rimbalzo si combatte, la strappa l'argentino Magarinos fino in fondo, dirompente, stoppato da Kevin Pandolfi, la seconda stoppata per lui in questa sfida. Si può ripartire, Kevin Pandolfi, la cappa regina, ribattamento per Smorto, riflette Smorto, c'è un catch con Bellomo, bomba di Smorto, è corta, al rimbalzo fa buona guardia Andrea Ripepi, segna e subisce il fallo Andrea Ripepi a canestro.
18-11, grandissima voglia di fare per il classe 2000. Per lui anche una finale giovanile, under 14 con la Lumaca. In quel gruppo giocava il talento del capitano dell'Orlandina Basket Matteo Laganà, giocava Giovanni Scialaba, indimenticabile a queste latitudini. Cosimo Commisso che oggi gioca in Canada, ma non solo. Sarà tiro libero aggiuntivo per l'uomo con la fisarmonica, Andrea Di Pepi. Completa il gioco da tre punti, 19-11, attacca la Fortitudo di Messina. Schema numero 1, pollice su per Roberto Pallomo, sede Michel. Yeyap si gioca l'uno contro tutti, forse esagera nel palleggio, poi la perde, la recupera, bomba di Magarinos, la recupera Caldwell che va a canestro. Uomini che non ti aspetti, a canestro, prima Giannullo, poi Caldwell, a testimonianza di quanto sia lunga ed efficace la panchina dei Fortitudini, la vera chiave per essere lì su in classifica. Ultimi 40 secondi, Federico Romeo, blocco di Colle Bloms, Federico subisce fallo di Magarinos. Magarinos è un tiratore atipico, quando tira tre punti non smuove completamente i piedi a terra lasciandoli inchiodati, non tira mai in sospensione. Aggiornamenti, vediamo un attimino. Palermo 19 pallacanestro viola, quando mancano 9 minuti al termine del, quando sono trascorsi 9 minuti al termine del primo quarto. Vai il primo Federico, 19-13, Federico Romeo Lunetta, classe 2001. Realizza il secondo con l'aiuto del ferro, più 7 di R, 20-13. Attacca Fortitudo di Messina, bell'uomo, finta al limite dei passi, poi passa la palla a Michel Yeyap, prova il tiro, long two, non va, rimbalza Andrea Di Pepe in due tempi, poi la recupera Federico Romeo, apertura per Antonio Smorto, ultimi 20 secondi, un tiro, non ditelo a Pandolfi che è scatenato, se lo vuole giocare, poi ci ripensa. Passa la palla al suo amico, giocano insieme fin dal mini basket, Antonio Smorto, Smorto in palleggio, richiede l'isolation, blocco di Colle Bronze, non c'è pick and roll, Smorto potrebbe scaricarla, dice di tirare, fare tutto solo, ma non va. 20-13, finisce così il primo periodo, più DR che Fortitudo di Messina, partenza assolutamente diesel per la formazione ospite, che ha tratto ottime indicazioni da gli uomini uscire dalla panchina, come Giannullo, come Iannicelli, chiedo scusa, e come Elliot Caldwell. In casa di R, il primo quarto, insomma, al quale ci ha abituato la formazione bianco-blu, è chiaro che il roster è veramente combinato in maniera iperridotta. Le urla che sentite sono quelle di Claudio Cavalieri, che vuole il massimo dai suoi. Provo a darvi qualche aggiornamento dagli altri campi, ricordandovi che in contemporanea si gioca la sfida tra Catanzaro e Gravina, 22-17 al momento a favore della formazione di casa allenata da Max Arigliano. Siamo in attesa anche di ricevere l'aggiornamento dal Pallacanestro della gara a porte chiuse tra Bottegale Basket e Pollino, il big match, il campione di serie D. C'è una ricca polemica sulle nostre pagine digitali, abbiamo pubblicato il comunicato della Bottegale Basket, dove per capirci bene qualcosa bisogna andare a fondo e capire anche la storia del Pallacalafiore, di quello che è accaduto in questi anni, una normativa probabilmente mai sanata fino in fondo, una comunicazione della questura che è andata praticamente da oggi a cambiare totalmente le regole del gioco, provocando un bel danno, e ci potrebbero essere sviluppi anche cruenti in settimana, considerando che all'interno di questo palazzetto giocano Viola Reggio Calabria, basket in carrozzina di Reggio Calabria, le due formazioni di volley, l'Omifer di serie A3 maschile e la Region di serie B femminile, oltre alla Bottega delle Basket. Per ogni partita la squadra dovrà versare nelle casse dei Vigili del Fuoco e vari ben 1.300 euro circa, che considerando lo stato dello sport italiano probabilmente la strada migliore sarebbe quella di cambiare palazzetto, abbandonando il Pallacalafiore, con il grossissimo rischio che lo stesso diventi una cattedrale nel deserto. Ci auguriamo sinceramente che non sia così. 24 pari nel frattempo al Palamangano di Palermo,
tra Green e Viola Reggio Calabria. Si ritorna in campo Fortitudo con Roberto Bellonomo, Cavalieri, Iannicelli, Yeyap e Caldwell, dall'altra parte Pandolfi, Collier Broms, Di Pepis morto e Federico Romeo. Capitano Roberto Bellonomo dalle ultime indicazioni dei suoi compagni. Si può ripartire. Simone Cavalieri. Cavalieri in palleggio, Sete Michel, Yeyap contro Collier Broms, ancora Bellonomo. Bellomo col suo palleggio contro Colle Bronx, Bellomo fino in fondo, americanata, scarico per Iannicelli, la palla finisce in out, l'ultimo tocco è di Kevin Pandolfi. 20 a 13, 7 punti separano le due squadre, l'arbitro va a confronto questa volta dall'altra parte, dal coach Giovanni Rugolo, che non è così convinto che la rimessa fosse della formazione con la canotta fluo. Sappiamo soltanto che si può ripartire alla rimessa, è prontissimo il classe 2004 Simone Cavalieri, che serve Bellomo, ancora Cavalieri, finta la dritta, ancora Bellomo, il capitano, la casa sua alzando la parabola, non va, si combatte a rimbalzo, la strappa Andrea Di Pepi, apertura per Federico Romeo, chiama lo schema, schema 2 per la DR, Federico Romeo con tranquillità, passa la palla di Pepi, c'è un contatto, fallo in attacco di Collier Broms, fischio pesante, si arrabbia tantissimo Collier Broms. 9-19 a giocare, sarà rimessa per la F Peloritana. Ripartiti Cavalieri playmaking contro Federico Romeo. Cavalieri doppio palleggio, questa volta arriva Gianmarco Greco, ferma tutto dando un ampio sguardo alla panchina di Era, nel frattempo si era alzata tutta in piedi e si riparte. Federico Romeo in regia, resiste al contatto, c'è un altro contatto, passa la palla a Ripepe, non c'è il backdoor anche perché era prontissimo Michel Yeyap a rubarla, Ripepi fa tutto solo, sbaglia, recupera il suo rimbalzo, c'è un contatto, non fischia clamorosamente l'arbitro, la recupera Michel Yeyap, si arrabbia tantissimo Giovanni Rugolo. Bellomo contro Federico Romeo, tira Bellomo, subisce fallo, saranno due tiri liberi per lui. 8 e 40 da giocare, 20 a 13, gara tosta, gara che inizia a diventare anche fisica con svariati contatti. Aggiornamento da Catanzaro, inizia adesso il secondo quarto, 22 Catanzaro, 17 Sport Club Gravina, in lunetta Roberto Bellomo, torniamo al derby dello stretto, tira il primo e sbaglia, 20 a 13, sbaglia il primo, il classe 1996, si alza la panchina anche il dirigente Peppe Merrino, realizza Roberto Bellomo, 20 a 14, sono diventati 6 i punti da recuperare per chi difende, per la fortuna di Messina, attacca la DR, Antonio Smorto, passa la palla a Andrea Di Pepi, non c'è il backdoor, c'è un passaggio sicuro per Collier Broms, ora per il playmaker Federico Romeo, esce il blocco e riceve Pandolfi, contro scarico per Smorto che inizia a palleggiare, 6 secondi per andare al tiro, deve tirare Antonio Smorto, si prende il contatto, però la bomba e faccia l'avversario, non va il buzzer beater, vola Federico Romeo, super volo a rimbalzo, bravissimo Federico Romeo che si fa trovare pronto e sul pezzo. 22-14, sta giocando con coraggio la DR, attacca Bellomo per Yeyap, va su, c'è un contatto, non fischia l'arbitro, la recupera con le Broms per Antonio Smorto, 7-53, Antonio Smorto supera l'avversario, però su è il secondo, c'è ancora un contatto, Smorto come un caterpillar, passa la palla a Pandolfi da 3 sul ferro, c'è l'extra possesso, sì, anche perché Kevin Pandolfi è lì, palla ancora per Antonio Smorto, 7-38 da giocare, attacco di Era, attacco di bianco-blu, blocco di Collier Broms, Smorto col palleggio, prova ad andare dentro, ancora contatti, realizza, terzo tempo power, totalmente fuori categoria, il divino, 24-14, 7-22, dall'altra parte attacca Yeyap, Yeyap fino in fondo c'è un contatto, tira, sbaglia, si combatte rimbalzo Federico, subisce anche il fallo. Che partitone ragazzi per Federico Romeo che sta mostrando gli attributi.
Claudio Cavalieri parlotta con l'arbitro Tolomeo, probabilmente sugli accadimenti che stanno avvenendo specialmente nel pitturato. È pronto un cambio per la AVR, ritornerà in campo Simone Surfalo, mentre il pubblico di casa AVR, ecco arriva il tecnico contro Claudio Cavalieri, richiesto a gran voce dal pubblico di Reggio Calabria. Pronto un cambio, ritornerà in campo Luca Lacanà. Ancora cambio, fuori Andrea Ripepi che ha speso molto e bene in questa prima parte di gara, e dentro il capitano Luca Lacanà che va direttamente a tirare i tiri liberi all'interno del proprio campo, il suo paralumaca. Segna il primo, mano fatata per Luca Lacanà. E soltanto un tiro libero e si ripartirà con rimessa per la DR. Presente anche una bella rappresentanza di tifosi della Fortitudo di Messina. Si riparte 25-14. Federico Romeo in palleggio contro Magarinos che è rientrato. Passaggio per Pandolfi, ancora Federico. C'è il catch di Magarinos. Romeo non se la lascia prendere, c'è un contatto con Iaia, confisca l'arbitro, bomba di Lacanà. Bomba! È un siluro! Ha tirato alla spromonte il capitano. Terra a lui molto molto cara. 6.45 a giocare, bell'uomo per Magarinos. Blocco di Michel Iaia, fallo. Questa volta di Federico Romeo. A dirla tutta, la DR deve fare grande attenzione alla situazione falli, viste le rotazioni iper ridotte. Nel frattempo il tempo se n'è andato e non ritorna più, come cantava Laura Pausini. 6.28 sul cronometro, ma in realtà sono 6.36. Aggiornamento da Palermo, 33 pari nel derby, 22 pari nel primo periodo, 11 pari nel secondo. Equilibrio a dir poco impattante all'interno del derby calabro-siculo, che si sta giocando a Palamangano in casa della Green, anzi del Green maschile, che ha vinto il campionato scorso. 6.31 dicono al tavolo, io direi 6.36, ma ognuno la vede come vuole. Ancora un cambio, aggiornamento invece dal Palacalafiori di Reggio Calabria. Botteghelle Basket 20, Pollino Castrovilla di 21, molti falli da entrambi i lati. Castrovilla domina al rimbalzo, Botteghelle ordinata ma imprecisa e liberi. Bella partita, ci dicono. Si può ripartire. Caldwell non va da tre, la recupera Antonio Smorto, parte il contropiede, c'è un contatto, si invola Antonio, resiste ai contatti, fino in fondo, contatto e fallo in attacco di Antonio Smorto, che si va a sincerare le condizioni dell'avversario. Grande sportività per Antonio Smorto. Si può ripartire. Salutiamo Denise, sempre in collegamento, salutiamo anche gli amici della Fortitudo di Messina. Attacca Roberto Bell'uomo, va dentro Roberto, fino in fondo, layup non va, fallo, è pitturato, fallo probabilmente a Kevin Pandolfi, se non ho visto male, vediamo. No, fallo del numero 21 dei Fluo, Emanuele Giannullo. Sinceramente da qui avrei fischiato fallo a Pandolfi, avrà visto sicuramente meglio di me l'arbitro. So soltanto che il punteggio scrive 29-14, vantaggio impattante per la formazione bianco-blu, ma la storia insegna, la Fortitudo è una squadra che non molla veramente mai. Attacca Pandolfi fino in fondo, stoppatone di lebroniana memoria di Michel Yeap, fallo di Bellone su Surfalo. 5.54 da giocare, stiamo raccontando del massimo vantaggio di R, più 14, 28-14. DR al momento più forte delle relazioni piccole piccole e dell'assenza del premier, il titolare Marco Manisi. Smorto, blocco di Cole Browns. Smorto in palleggio per Surfalo, ancora per Antonio Smorto, finta la tripla, prova la bomba da casa sua, non va, palla in out. Ci ha provato da distanza più che siderale. Time out chiamato da Claudio Cavalieri. 5.42 sul cronometro al termine del secondo quarto.
più 14, massimo vantaggio di Eremo ovviamente, vantaggio temporaneo vista la caratura e la classifica della Fortuna di Messina, che può vantare su una classifica solida, vincente, su un periodo di forma strabiliante, e la vittoria in casa dell'Orsa Barcellona al Pala Alberti ne è ovviamente il fulgido esempio. Classifica che al momento viene redatta con Piazza Armenia in vetta, a 2 punti ci sono Milazzo e Fortitudo, a 16 l'Alfa Catania, a 14 Calanzaro, Castanea e Basket School, a 10 Gravina, Orsa Barcellona e Cuscatania, DR8, Vista 2, Gela a quota 0. Si rientra dal time out per la Fortitudo. Giannullo Caldwell, Michel Yeap, Magarinos e Bellomo. Dall'altra parte DR che risponde con Pandolfi, Smorto, Surfaro, Cole Broms e Laganà. E si riparte 5:41 al termine del secondo periodo. Gioca col cronometro Roberto Bellomo, come playmaker vecchia scuola. Bellomo in palleggio, blocco di Michel, bomba di Roberto Bellomo, non va, si combatte a rimbalzo, ora strappa Caldwell che realizza, segna e subisce il fallo. Canestro importantissimo per Elliot Michael Caldwell, l'ex Canicattia impattante. È un cognome Caldwell che da queste parti va a rievocare i fasti degli anni 80 e 90 della grande viola. Quel Caldwell lì era un uomo bianco che non sbagliava veramente mai da tre punti, un mito a queste latitudini. 28-17, sto parlando chiaramente di Dan Caldwell, per chi non conoscesse la storia del basket italiano. 28-17 dicevamo, attacca Antonio Smorto, catch di Magarinos, ancora per Pandolfi, Pandolfi in palleggio, pick and roll creativo con l'Airbrons, resistente come il Patex su un muro bianco. 5-5 da giocare, 30-17, Magarinos per Michel Yeap, ancora per Magarinos, passaggio nel pitturato, capisce tutto con l'Airbrons, super attacco anche in difesa, 4-52, il capitano Laganà, serve con l'Airbrons, stoppatona, mamma mia. A proposito di Bostic, ci pensa Michel, dall'altra parte Giannullo con dedica, super canestro da due punti, all long two per Emanuele Giannullo, 4:36, gara che diventa realmente godibile. I salti di Michel sono un qualcosa di prelibato per gli amanti del fattore showtime. Attacca Antonio Smorto, 4:29 a giocare, c'è un contatto, non fischia nulla l'arbitro, recettiva manuale, sbaglia Smorto, rimbalzo offensivo, Surfaro riflette, Surfaro gliela ruba Bellomo che dialoga con Giannullo, ancora Bellomo fino in fondo, scarica ancora Giannullo alla stessa posizione di prima, non va, fa buona guardia con l'Airbrom, ci sarebbe Smorto libero, passaggio baseball da Pandolfi a Smorto, riesce e si gioca, non riesce a far canestro Smorto e si allontana con razionalità, uno contro uno, fa tutto solo, vorrebbe il fallo, palla in out, sarà rimessa di R. Intrigante la difesa di Michel Yeap su Antonio Smorto. C'è time out chiamato questa volta dal coach Giovanni Ruvolo. a 19, 11 punti tra le due squadre. Ovviamente vi do qualche aggiornamento agli altri campi, continua l'equilibrio, 38 Green Basket Palermo, 39 pallacanestro Viola, vola in vantaggio la formazione nell'arancio trascinata dai canestri di Davide Marchini che ne ha già realizzati 13 con 3 triple. Dall'altra parte l'unico in doppia è l'ex catanzaro Francesco Morciano che l'anno scorso vinse la C-Gold Campania con il sala consigliere di Antonio Paternoster. Salutiamo invece tutti gli sportivi che ci stanno seguendo in collegamento sulla pagina ufficiale della DR e ovviamente su Reggio Canestro. Domani grandissimo speciale anche su questa partita. È doveroso anche raccontarvi che sta facendo la formazione del Catanzaro, che sta giocando in casa contro Gravina. 39 per i giallorossi, 36 Sport Club Gravina. Termina il tempo per il time out, vedremo cosa inventerà Giovanni Rugolo per resistere e confermare questo vantaggio che è volato anche sul +14. Una vera e propria resistenza
per i bianco-blu. Ritorna in campo forti due con Yap, Caldwell, Giannullo, Bellomo e Magarinos. Dall'altra parte Antonio Smorto, Surfaro, Pandolfi, Collier, Broms e Laganà. La rimessa non è DR, vi avevo raccontato male io la notizia, la rimessa è totalmente forti due di Messina, col tatuato argentino Magarinos pronto alla battuta. Si riparte Magarinos per Roberto Bellomo, 3.56 al termine del secondo periodo. Bellomo, via per Magarinos, palla per Emanuele, Giannullo da 2, realizza Giannullo, 30-21, ritorna sotto la doppia cifra di svantaggio la formazione fluo di Messina. I lupi del Peloro. Attacca Pandolfi con la bomba, ignorante sul ferro, la recupera Magarinos, riparte il 4-3 contro 2, una furia Magarinos, sbaglia troppo corto, ci mette la mano Pandolfi, l'ultimo tocco è suo, sarà rimessa Fortitudo, 3-22 da giocare, alla rimessa è pronto ancora lui Magarinos, è pronto ancora una volta un cambio, ritorna in campo il metronomo di casa di R, Federico Romeo, il luogo di Simone Surfaro, 9 punti di vantaggio per i ragazzi di coach Giovanni Rugolo. Alla rimessa Magarinos, assist facilissimo per Emanuele Giannullo, ancora lui, è lui l'uomo della remontata. 3 minuti e 12 a giocare, attacca DR, Laganà è smorto, esce dai blocchi Pandolfi, non servito, passaggio sull'esterno per Federico Romeo, ancora per Antonio Smorto, lontanissimo da canestro, blocco di Collier Broms, 4 secondi, adesso trova manuali Antonio Smorto corto, la recupera Magarinos, una freccia, passaggio per Giannullo, contropiede, ancora Emanuele sotto la curva, non si vedeva un trionfo così sotto la curva, dai tempi di Totò Schillaci e dei derby Regina Messina del calcio, c'è il forcing della Fortitudo che vuole recuperare il gap già dal secondo quarto, difesa super aggressiva dei ragazzi di Claudio Cavalieri, arriva il fallo, fallo di Magarinos su Federico Romeo, difesa iperaggressiva che funziona sempre, Claudio Cavalieri ha tirato a lucido i suoi, doppia palla recuperata da almeno 14, si arriva almeno 5 in un amen, senza neanche accorgersene troppo, attacca la formazione bianco-blu, Antonio Smorto ancora, 2.25, finisce al suolo Magarinos, fallo in attacco di Collier Broms che si arrabbia tantissimo, dovrebbe essere il secondo fallo, è proprio così, di Jackson Collier Broms, 2.21 da giocare, rimessa Fortitudo, Emanuele Giannullo è l'uomo della svolta, bomba di Magarinos, non va a rimbalzo Federico Romeo, 2.10, sono diventati solamente 5 punticini di vantaggio per la DR. Federico la bomba, posizione centrale è corto, palla in out, palla alla Fortitudo che adesso in questi ultimi 120 secondi di secondo quarto ha la possibilità addirittura di recuperare integralmente il match. Roberto Bellomo gioca col cronometro, si riparte adesso, 1.57, Bellomo, finta doppia, finta zona per Giovanni Rugolo per la sua DR, Michel, Yeyap, arresto, tiro a 2, morbido, solo Cotone per Michel, 30-27, break clamoroso dal meno 14 al meno 3, grazie al forcing fortitudino, Romeo per Laganà, finta da 2, corto, la recupera proprio lui, si immola ma finisce in out. Fallo tecnico, fischiato alla DR se non ho visto male. Time out chiaramente chiamato da Giovanni Rugolo. In un attimo il fattore F, il fattore dei lupi fortitudini diventa clamoroso. Giovanni Rugolo se la prende col proprio capitano adesso con Luca Laganà, richiedendo maggiore impatto nel match. 1.30 da giocare,
dall'altra parte invece Claudio Cavalieri se la ride, anche perché le urla del time out precedente erano le sue, e da quel time out lì qualcosa è cambiato in casa Fortitudo con un break realmente devastante. Aggiornamento da Palermo, continua l'equilibrio, 41 pari, 22 pari nel primo periodo, 19 pari nel secondo, e dunque si va all'intervallo lungo con perfetta parità. Le due squadre, come detto e come già saprete, sono posizionate all'ultimo posto in classifica. Discorso inverso qui, dove la Fortitudo di Messina è seconda nel ranking, ADR invece è terz'ultima. Si può ripartire. 30-27, Roberto Bellomo gioca ancora col cronometro. 1-25 soltanto adesso, Caldwell per Michel Yeyap, ancora per Bellomo, morto in difesa, Bellomo, giro, scarico, buona difesa che viene Pandolfi, può ripartire la DR, finita Federico Romeo in palleggio, le supera due, passaggio per smorto, deve provare a sbloccarsi dopo il lungo letargo, la DR capisce tutto sull'asse play pivot, Roberto Bellomo che ci mette una mano, ottima giocata difensiva, Bellomo in percussione fino in fondo, la cana per un attimo, Yeyap la prende, scarico per Magari Nostro, la bomba non va, rimbalzo svetta Kevin Pandolfi, da lungo aggiunto, inizia a palleggiare Kevin, ultimo giro di lancetta in questo secondo periodo, Pandolfi se la va a riprendere, c'è un fallo di Elliot Caldwell. 30-27, saranno due tiri liberi per Kevin Pandolfi. Nel frattempo il finale secondo quarto da Catanzaro, 42 Catanzaro Basket Academy, 36 Sport Club Gravina. Il lunetta qui invece, tiri liberi per Kevin Pandolfi, pronto un cambio, l'esordio in questa sfida da qualche istante per Alessandro Marciano in casa di R. 31-27, Kevin Pandolfi ancora in lunetta, fa 2 su 2, 32-27, ultimi 48 secondi, cambio anche dall'altra parte, si rivede Simone Cavalieri fuori, Elio Caldwell, esordio in questa sfida per il giovane Alessandro Marciano, ex pallacanestro viola a Villa San Giovanni, e jumping, 47 secondi da giocare, Bellomo per Michele Yeyap, ancora per Emanuele Giannullo, 3, ispiratissimo, non va, si combatte l'imbaldo, buon lavoro di smorto, la regola di R, spinge il contropiede, Federico Romeo, ancora per Cole Broms, 33 secondi adesso, smorto, blocco di Cole Broms, smorto col palleggio, c'è il catch sotto canestro, non fischia l'arbitro, Federico Romeo, 24 secondi, 8 per andare al tiro, Federico, isolation fino in fondo, tira a 2, non va, rimbalzo, tapin di Jackson, Cole Broms, si sblocca la DR, dopo un lungo letargo, 9 secondi c'è discrepanza con il nostro display, sono 6 adesso, Bellomo fa tutto solo, scarico intelligente, Magari Nostro, non va il buzzer beater, l'ADR riesce in qualche maniera a ricucire un minimo vantaggio dopo essere stata in vantaggio anche di 14 lunghezze. Giovanni Rugolo chiama a raccolta i propri ragazzi, vuole massima concentrazione, vuole portare a casa questa sfida contro qualsiasi pronostico, e in condizioni ampiamente rimaneggiate dall'altra parte della Fortitudo, la formazione che tutti conoscono e che non è seconda in classifica per caso, è una formazione che sa come aggredire l'avversario, sa come volare in contropiede, sa come saltarsi. In questo caso il protagonista della remontata da almeno 14 almeno 3 è stato Emanuele Giannullo. Vi do gli aggiornamenti, anche se dovremmo essere tutti agli intervalli in questo momento, salutiamo anche il grande Gozzebi d'Agostino, 41 pallacanestro viola, 41 green Palermo, con un equilibrio totale anche tra i due quarti. Andiamo in pausa anche noi per qualche secondo, rimanete collegati e tra una decina di minuti scarsi saremo qui per raccontarvi terzo e quarto quarto del derby, derby dello stretto tra DR e Basketball Reggio Calabria e Fortitudo, sempre nel segno di Adenfa Dall'A, tra pochissimo.
Ci siamo, torniamo in collegamento, saluto il mio amico Pasquale. Siamo prontissimi per il terzo periodo, 34 di Ere Basketball, Reggio Calabria 27, Fortitudo di Messina al termine dei primi 20 minuti. Vantaggio dei bianco-blu che era arrivato anche al più 14, fino a più 14 e poi remontata clamorosa, tutta forcing e difesa dei ragazzi di Claudio Cavalieri, trascende Emanuele Giannullo. DR che sta giocando realmente una bella bella partita, tutta intensità, resistendo e giocando, provando a sfruttare i punti deboli dell'avversario, avversario quotatissimo che sta veleggiando, come detto, in posizioni alte e sostanziose del ranking di Serie B. Nel frattempo dovremmo avere a momenti l'aggiornamento dal Pala Calafiori di Reggio Calabria, dove sta giocando il big match di Serie D tra Botteghelle Basket e Castrovillari. Il primo quarto era terminato 20-21 a favore dei ragazzi del Pollino di Isidoro Silella. Attendiamo adesso il finale del secondo quarto. Nel frattempo andiamo a leggere i quintetti di questo terzo periodo. Bell'uomo Magarino Scavalieri, il tiro di esterni di Claudio Cavalieri e Stefano Marisi, con Giannullo e Iaf sotto canestro. Risponde la DR con il capitano Luca Laganà, affiancato sotto canestro a Jackson Collebrons. Kevin Pandolfi in fantasia in ala piccola con Antonio Smorto da 2 e Federico Romeo da playmaker. La K di Reggio Calabria, Kevin Pandolfi, il chitarrista, è pronto alla battuta. 24-37. Nel frattempo la nota a margine, una gloria assoluta del basket reggino, un pioniere della storia del basket a Reggio Calabria, il grandissimo Nicola Sacca è appena arrivato al palazzetto e ne siamo veramente orgogliosi. Attacca Pandolfi, out of bounds, non va, palla fuori. 9-44, sarà rimessa Fortitudo, prima giocata errata da parte della DR. 0-0 in questo terzo periodo, vantaggio DR 34-27. Attacca Roberto Bell'uomo, blocco di Michelle Yeyap, Bell'uomo riflette, cambia mano, scarico dall'altra parte per Simone Cavalieri, fino in fondo americanata, rimbalzo del capitano Laganà, apertura del Federico Romeo, ancora per Laganà, passaggio per il cugino, guarda per Kevin Pandolfi, supera egregiamente la metà campo la formazione bianco-blu. Pandolfi, l'airone esasperato, 36-27, a canestro la DR, più 9-10 a giocare. Attacca Roberto Bell'uomo, bomba senza pensarci troppo, super tripla del capitano Roberto Bell'uomo, 36-30, un minuto già incandescente in questo terzo quarto, partita bellissima, viva, un vero e proprio derby. Bello l'assist, la fantasia, l'antro del terreno smorto per il suo amico Pandolfi, due punti per la DR, 38esimo punto bianco-blu, più 8, Yeyap non va la tripla, rimbalzo, fa buona guardia Luca Laganà, apertura per Antonio Smorto, attenzione all'effetto assist, Luca Laganà va a portare il blocco dall'altra parte, la palla finisce in opposto per Collebrons che spreca, era buono il passaggio anche questa volta di Antonio Smorto, palleggio sul piede per Bell'uomo che la tiene in campo ugualmente, magari Nos non va a rimbalzo, c'è Antonio Smorto che macina chilometri, palla in out, rimessa Fortitudo, palla persa da Antonio Smorto che non è così d'accordo dalla palla all'arbitro sportivamente, ma sul suo volto c'è una sorta di punto interrogativo. Si può ripartire Bell'uomo, bomba ancora, non va questa volta, rimbalzo, fa buona guardia alla Canà che resiste a Roberto Bell'uomo che poi gli dà una botta chiedendo scusa all'avversario. Clima di fair play all'interno di questo super derby. Aggiornamento dal Palamanghino di Palermo, 41 green, 43 pallacanestro viola. Continua il punto su punto tra le due squadre. Qui invece si ripartirà con la rimessa per la DR Basketball Reggio Calabria con Kevin Pandolfi alla battuta. 8 minuti e un secondo a giocare al termine del terzo quarto. Parte Pandolfi in palleggio, serve Federico Romeo. 7.54 sul cronometro, Pandolfi. Pandolfi, passaggio a Collebrons, ancora per Romeo. Pandolfi, fallo in attacco di Collebrons. Ancora un fallo in attacco di Collebrons. Spada di Damocle del giocatore nazionale giovanile svedese.
terzo fallo per Jackson Coleblomes, che viene richiamato in panchina dal coach Giovanni Rugolo. Ritorna in campo Andrea Ripepi, che non aveva demeritato la prima parte di gara. È chiaro che l'assenza dello svedese è veramente iperimpattante in casa bianco-blu. Attacca Simone Cavalieri, il classe 2004, gioca d'anticipo di Ieri, molto bene. Bomba di Cavalieri, non va, bomba repentina, c'è l'imbalzo di Giannullo. Emanuele Giannullo, ancora lui, sale nuovamente in cattedra, 38-32, la Fortitudo Messina è lì. Fallo di Michel Yeyap su Andrea Ripepi, non è così d'accordo Michel, vediamo che fallo è per il lungo, secondo fallo. La rimessa di R battuta Luca Laganà per Pandolfi. Pandolfi contro Bellomo, prova il tiro cadendo, non va, un po' troppo USA questo tiro. Dall'altra parte c'è magari Noss, forse passi di partenza, magari Noss contro Ripepi, vorrebbe il fallo magari Noss, l'abbiamo non fischia più. Cavalieri per Roberto Bellomo, 6.54, Bellomo contro Antonio Smorto, si rinnova la sfida, Bellomo ora contro la Canà, c'è il mismatch, Bellomo, passaggio all'americana, Cavalieri deve tirare, Claudio e Simone, io scusa, non va, la recupera contro piede istantaneo di Smorto, la ripete, capisci tutto, Michel Yeya, contrattacco Fortitudo, Bellomo, arresto, scarico, per Magarinos, da due, non va, la Canà, rimbalzo, caduto per terra, Federico Romeo. Nota ultra dolente per la DR, che indubbiamente non è in un periodo fortunato da questo punto di vista. Aggiornamento da Palermo, mini vantaggio pallacanestro viola 42-45 in doppia cifra per Reggio Calabria, c'è esclusivamente Davide Marchini con 13 punti. Speriamo non sia nulla di grave per Federico Romeo, che viene aiutato dal masso fisioterapista osteopata Filippo Marciano nel roster della grandissima Viola Marchiana Parasoni. Viene portato a braccio in panchina dal cugino Luca Laganà, Federico Romeo. Una cosa è certa, Giovanni Rugolo non è un allenatore fortunato. 6-28 da giocare, 38-32. Nel frattempo aggiornamento dal Pala Calafiori Reggio Calabria, arriva 37 Botteghelle, 40 Castrovillari. Partita molto maschia, Castrovillari difende forte, bene a tutto campo, prova a scappare con tre triple nel finale. Botteghelle resiste con una buona prova corale in attacco. 6-28, attacca Fortitudo. Bellomo, blocco di Giannullo, va dall'altra parte, Bellomo fino in fondo, fallo di Kevin Pandolfi. 6-20 da giocare. Saranno due tiri liberi per Kevin Pandolfi con la DR in vantaggio di 6 lunghezze. Mancano 16 minuti e 20 in chiave totale, ma chiaramente sono assolutamente un'eternità. Bellomo in lunetta, sbaglia il primo, secondo tiro per Roberto Bellomo, sbaglia, rimbalzo, c'è Luca Laganà che serve un tap out pericoloso ma efficace per Andrea Ripepi. 6-15 da giocare, Antonio Smorto parte da playmaker o da point guard come direbbero gli americani, considera la sua attitudine offensiva, attacca Pandolfi per Ripepi. Pandolfi in palleggio contro Michel Yeyap, prova il tiro, subisce fallo con Messiere. Kevin Pandolfi, saranno due tiri liberi per Kevin Pandolfi. 5-58, 38 di R, 32 Messina. ...46-48 invece aggiornamento dal pallamangolo di Palermo, vuole la palla canestro viola. Pandolfi scaglia il primo che va a segno, 39-32.
aggiornamento da Catanzaro, 53 Catanzaro, 42 Gravina, fa 2 su 2 Kevin Pandolfi, 40-32. Attacca Bell'uomo, va dall'altra parte con Mestiere, scarico intelligente per Giannullo nella morsa, Giannullo la va a riprendere, il Campano prova a girarsi col perno, tira e segna da Emanuele, Emanuele Giannullo indubbiamente il migliore dei suoi, può contrattaccare la DR con 6 punti di vantaggio che sono realmente pochissimi. La Canà ha servito, la Canà attacca il canestro, va su, stoppato da Michel Yeyap che vola lassù, Franazzolo la Canà che commette fallo, 5-24 da giocare, fallo subito a Michel Yeyap. Sarà rimessa Fortino Messina, Bell'uomo per Cavalieri, ...5-19 sul cronometro. Bell'uomo prosegue il suo giro, va a canestro, segna e subisce il fallo, canestro tutto Mestiere per Roberto Bell'uomo, la Fortitudo si riavvicina nuovamente. Tiro libero aggiuntivo per Roberto Bell'uomo, siamo giunti quasi alla metà del terzo quarto, completa il gioco dai tre punti Bell'uomo, il capitano dei Fortitudini, riparte il suono smorto, fallo in attacco di Luca Lacanà, il blocco, Calvin se la ride, si arrabbia tantissimo Giovanni Ruolo contro gli arbitri, Luca Lacanà dice ero fermo immobile come una mummia d'Egitto, si alza il coro, Fortitudo, Fortitudo, che in due mosse recupera clamorosamente la partita. Tra le proteste del pubblico del Palalumaca, di fede bianco-blu. Derby vero, derby tutto da vivere. Non saranno tutti liberi, ovviamente la palla in attacco sarà rimessa per la Fortitudo di Messina, Cavalieri e Bell'uomo, ancora lui. Bell'uomo in palleggio, fallo in difesa alla DR, ancora fallo alla DR. Fallo al numero 6 Andrea Ripepi. Di Lunetta, Michel Yeyap. Segna il primo. Operazione aggancio vicinissima per i Fortitudini di Claudio Cavalieri, ancora Michel Ilunetta, realizza Mitch, 40-39, almeno 14, almeno 1, vedremo se la Viera avrà ancora una volta la forza per ricucire un altro strappo, arrabbiatissimo Luca Lacanà che si va a accomodare in panchina. 5 minuti e 2 secondi, Caldwell contro Antonio Smorto, mette pressione Elliot Caldwell, fallo di Caldwell su Smorto, occhiataccia di Antonio Smorto contro Caldwell, 4.55 da giocare, Kevin Pandolfi alla battuta, esce, riceve Smorto, resiste al tentativo di difesa di Elliot Caldwell, Smorto col palleggio, passaggio per Zurfaro sull'esterno, ancora Smorto, bomba da casa sua, da dove ha tirato Antonio il divino, Smorto da tre punti, 43-39, alla salata Bell'uomo è scatenato, scarico per Michel, uno contro uno, long two, solo Cotone, Michel il pistolero, yeah, non si vedeva un'esultanza simile dal 2005 da Rosarno contro Tortora, nel Tortora giocava l'argentino Gabriel Gonzalez, che saluto, attacca la DR Andrea Ripepi per Antonio Smorto, ancora il divino, tiro contro ritmo, non va questa volta a rimbalzo, c'è Simone Cavalieri, 4-3 a giocare, è sfida vera, è derby vero,
Bell'uomo, alto basso per Michel, Yeyap, la perde per un attimo Bell'uomo, passaggio per Iannicelli, passi di Iannicelli, anche abbastanza evidenti, 43-41. Partita calda, bella, tosta, e c'è time out chiamato da Giovanni Rugolo. Ne vedremo delle belle in questi ultimi 13 minuti e 46 che ci separano dal termine del match. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento su Reggio Canestro e ovviamente sulla pagina ufficiale dell'ADR. Vi do qualche aggiornamento degli altri campi. Derby Calabro Siculo in quel di Palermo, mini vantaggio per la Canestro Viola 56-58. Continuano i piccolissimi strappi e vola in doppia anche l'uomo mercato, l'uomo del momento, Andrea Renzi, che firma adesso il suo 11° punto. Per Palermo invece volano in doppia Di Giulio Maria con 10 punti e Morciano con 13. Ultime indicazioni dei coach, Rugolo da un lato, Cavalieri dall'altra. I due hanno giocato insieme nella Pallacanestro Messina tanti anni fa, ai tempi di Brian Oliver per intenderci. Si ritorna in campo, aggiornamento anche da Calanzaro, 57 Calanzaro, 50 Gravino, trombette da un lato e dall'altro, Bell'uomo, Iannicelli, Caldwell, Cavalieri e Yap, dall'altra parte Ripepi, Collier, Broms, lo rischia Giovanni Rugolo, Smorto, Pandolfi e Surfaro. Ripartiti, Smorto da playmaker, Romeo è out per una botta alla caviglia, entrambi i playmaker fuori, c'è Marco Malisi che è in panchina soltanto per onore di firma, Smorto contro tutti, vorrebbe il gioco da tre punti, è buono tutta la vita, ma l'arbitro dice di no, non lo so sinceramente, la vedo come Smorto in questo caso, sicuramente gli abbi avranno modo di rivederla, so soltanto che c'è ancora una volta time out, gioco a scacchi come nell'antica Russia tra i due allenatori, 3:34 a giocare. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento, trama del match in questo terzo periodo. La DR arrivava all'inizio del terzo quarto con un vantaggio di 7 punti con Mestiere, con tanta grinta, la Fortuna Messina, con Bell'uomo sugli scudi e con un Giannullo sempre presente, ha recuperato il gap arrivando fino al meno 1. La DR finora sta resistendo in vantaggio di 2 punti, 43-41. Sold out efficacissimo questa sera al Palumaca, complice anche la presenza degli sportivi di Fede Fortitudo di Messina. Siamo pronti per rientrare dopo il time out. Bell'uomo Cavalieri, Caldwell, Yeyap e Iannicelli per Claudio Cavalieri. Dall'altra parte Smorto, Ripepi, Collier, Brom, Surfaro e Pandolfi. Aggiornamento al Palalberti di Barcellona, 57 pari tra l'Orsa e la Basket School. Il Lunetta con le sue Kevin Durant graffiti, Antonio Smorto per sbagliare il primo. 3:34, errore al tiro libero per Antonio Smorto. Sbaglia anche il secondo, a rimbalzo San Michele, Yeyap. Due tiri liberi pesanti, sbagliati da Regino, Caldio prova la bomba, realizza una bomba che ha del clamoroso Caldio, prendendo la mira e provocando il pareggio dei ragazzi di Claudio Cavalieri. Si dispera Giovanni Rugolo, Caldio ha avuto tutto il tempo per preparare e caricare la tripla e poi andare a scagliarla. 3:13 a giocare, Smorto fino in fondo da 2, sbaglia la conclusione, la recupera Yeyap, ora per Cavalieri, Simone Cavalieri fino in fondo, scarica il Caldwell, ancora Caldwell,
è il suo momento, è l'allungo fortunato, è il maxi break. 43-47, indubbiamente stanca la VR in questo momento, sta subendo la pressione, fallo. Fallo del numero 10 Iannicelli su Andrea Ripepi. Pesano tantissimo i due liberi sbagliati, Antonio Smorto e Giovanni Ruvolo è costretto a rischiare. Federico Romeo out nel secondo quarto per una botta alla caviglia in luogo di Simone Surfaro. Saranno due tiri liberi per Andrea Ripepi e non si può più sbagliare alla lunetta in casa di R. Aggiornamento al Palamangano, vantaggio pallacanestro viola 57-65, massimo vantaggio nero arancio al Palamangano. In lunetta Andrea Ripepi. Sono il primo. 44-47. Ancora lunetta Andrea Ripepi. 2-2. 45-47. Gara apertissima, ma attenti a un Caldwell assolutamente on fire. Se si giocasse a NBA Jam avrebbe il cerchietto rosso tra i piedi. La Cabellomo con la bomba. Ancora Roberto Bellomo questa volta. È una sequenza di triple clamorosa come i tempi di Danilo Tagliano. 45-50. Attacca la DR. Smorto fino in fondo da due, realizza Antonio. Di gran carriera, non molla la DR. 47-50. La DR non molla, ma bisogna difendere. La 2-3 può diventare un'arma pericolosa all'inverso, anche perché i fortitudini sono una macchina da tre punti ancora. Caldo e questa volta non va. Si combatte a rimbalzo. Ripepi Bellomo giù per terra. Vediamo cosa ha fischiato l'arbitro. Va a dare, non dà il 5 Andrea Ripepi. Arrabbiatissimo. Il fallo dovrebbe essere di Roberto Bellomo a questo punto. 47-50. 1.52 da giocare, gara infiammata. Aggiornamento da Barcellona Pozzo di Gotto, 57 pari all'inizio del quarto periodo. Nel frattempo Ripepi dovrebbe dare il 5 a Roberto Bellomo. Continua il dialogo come se fossimo a Forum. Si mette in mezzo l'arbitro Gianmarco Greco in qualità di paciere. Arriva l'abbraccio tra i due, così come è doveroso che debba essere. Roberto Bellomo continua a pallettare con Andrea Ripepi. La situazione sembra essersi chiarita. Cambio, fuori Bellomo, dentro Magarinos. 47-50 in lunetta Andrea Ripepi. Vai al primo. La concentrazione è fondamentale nella pallacanestro. Ancora lunetta Andrea Ripepi. A 1-2. 58-50. Attacca Cavalieri. Yeah. Per Iannicelli da 3, realizza Iannicelli e va a canestro. 53-48, 1-31 a giocare. Attacca Federico Romeo, nel frattempo sono problemi tra i tifosi. Smorto vola a schiacciare, il gioco si ferma. 48-53. Non è sicuramente la partita giusta per andare a chiarirsi tra tifosi, considerando i trascorsi e quanto siano gemellate le due società.
1 minuto e 21, io ovviamente colgo l'occasione per sistemare il tabellone, non ho nessuna intenzione di farvi vedere qualche spintarella e nulla più tra i rappresentanti dei tifosi e le due squadre. 48 a 53. Uno e 21. Tutta colpa purtroppo di Francesco Sant'Ambrogio, che è venuto apposta al Belgio. No, sto scherzando, già non... ...48-53... Io non sono sicuramente la persona giusta per dare consigli in questi casi, ma considerati i trascorsi di questa partita è doveroso che tutti quanti facciano la propria parte ed evitare situazioni del genere che non portano veramente a nulla. Nel frattempo espulso Antonio Smorto, che è andato a dialogare col pubblico, quindi la sua partita finisce qui quando manca 1:21 al termine della partita. Antonio Smorto è andato a chiarire la situazione sugli spalti e adesso termina qui la prima partita, una cosa incredibile. La partita perde il proprio protagonista fondamentale, quantomeno in casa bianco-blu. 1:21 dagli altri campi, 62 Green Palermo, 69 Viola Reggio Calabria. ...71 Orsa Barcellona, 61 Basket School, al palo Alberti. Viene espulso anche Claudio Cavalieri, probabilmente. Quindi due sui protagonisti, l'allenatore della Fortitudo Claudio Cavalieri e il bomber del bianco-blu Antonio Smorto abbandonano il rettangolo di gioco. 48-53. Stefano Marisi sale di grado, diventa capo allenatore e andrà a condurre lui. Espulsi Smorto da un lato e Cavalieri dall'altra, Cavalieri allenatore. Giustamente il buon Milo mi dice chi ci perde. E infatti 1:21 a giocare. No, secondo me ci perde tantissimo anche la Fortitudo, ci mancherebbe. Anche perché senza la prova guida tecnica adesso, con tutto il rispetto per Stefano Marisi, diventa dura senza il proprio allenatore. Dovrebbero essere tiri probabilmente. Tanta confusione con coach Rugolo, che vorrebbe chiarimenti da parte del duo arbitrale. 1:21 al termine del terzo quarto. Luca Laganà in lunetta. Quindi se non fosse stato per Giovanni Rolo e dalla panchina iniziava a gridare sono tiri, sono tiri. In lunetta Luca Laganà. Attenzione perché l'arbitro vola verso il tavolo degli ufficiali. Gioco interrotto e partita che si allunga. 71-63, derby vero, derby infuocatissimo. Ci siamo, forse si può ripartire con i liberi di Andrea Ripepi. Nel frattempo vantaggio pallacanestro Viola, 62-71 al Palamangano. Ripepi lunetta, segna il primo. ...49-53... ancora una volta Ripepi lunetta. Sbaglia la seconda conclusione, l'imbalzo di Yeyap. Attacca la Fortitudo, Cavalieri. 1:15 da giocare. Simone Cavalieri, passaggio per Magari Nossi, Iannicelli, ancora per Simone, la bomba sul ferro, l'imbalzo però di Elio Caldwell,
al suo protagonista di questo terzo quarto. Yaya, sbattimento per Cavalieri ancora, linea di fondo, fino in fondo, passi di Simone Cavalieri, 56 secondi al termine. Federico Romeo per Pandolfi, ora per Andrea Ripepi, c'è un catch con gli Andicelli, Ripepi lo porta in posto, tira a due, sbaglia, va a prendersi ancora il suo rimbalzo, c'è un catch, non fischia più l'arbitro, contropiede Magalinos, alley-oop, Pandolfi lo stoppa in aria, palla in out, rimessa per la Fortitudo di Messina, rimane a terra Yeya, la gara è diventata dura, cruenta, ne succedono di tutti i colori dentro e fuori dal campo. Ma come detto, l'auspicio è che un terzo tempo a fine partita vada a palesare fratellanza tra le due squadre, anche per i trascorsi, e non lo dico per piaggeria, sinceramente. Attacca la Fortitudo, Cavalieri, Giannicelli per Magarinos, Magarinos, assist per Caldwell, contro scarico per Cavalieri, la bomba in faccia alla Canà, non va Cole Brooms, aspetta Federico Romeo, 26 secondi da giocare, Romeo in palleggio, passaggio per Andrea Ripepi, ancora Federico, però la bomba non va, Cole Brooms ci mette una mano, fallo di Andrea Ripepi al rimbalzo, ultimi 15 secondi in questo terzo quarto, non so cosa si possa inventare Giovanni Rugolo adesso senza Marco Manisi, infortunato, e senza l'espulso Antonio Smorto. So soltanto che in lunetta vola Gianmarco Giannicelli. Segna il primo. 49-54. Ancora in lunetta Gianmarco Giannicelli. Tredici secondi al termine del terzo quarto, clima caldissimo, 8 secondi, Federico Romeo, finta, scarico, Pandolfi deve tirare, segna, passi sull'arresto, fischia così l'arbitro, è scivolato sul piede d'appoggio Kevin Pandolfi, sono rimasti 2 secondi, Fortitudo ancora l'occasione per il buzzer beater, eccolo Magarinos, prova il tiro da centrocampo, non va per un soffio il suo buzzer beater. ...49-55... fine terzo quarto, tra qualche istante arriverà l'aggiornamento dal Pallacanestro, dal big match di Serie D tra Botteghiale Basket e Pollino di Castrovillari. Nel frattempo da Catanzaro, 76 Catanzaro 63 Sport Club Gravina, dall'altro campo collegato nel quarto periodo a 5.50 dalla fine, vantaggio Pallacanestro Viola 66-74. A Barcellona invece a 5.09 dalla fine 73 Barcellona 68 Basket School Messina. Aggiornamento come detto al Pallacalafiore, Botteghiale Basket 57 Pollino 48, ci dicono Botteghiale è molto più precisa al tiro e ai tiri liberi, alza intensità in difesa e al rimbalzo e recupera, Pollino trova poche soluzioni, break importante per i ragazzi di Gianni Tripodi. Qui invece siamo al Palalumaca, siamo pronti per raccontarvi il quarto periodo della gara tra DR Basketball Reggio Calabria e Fortitudo di Messina. Magarinos, Caldwell, Giannicelli, Iapp e Cavalieri per il team che non ha più il coach, non ha più Claudio Cavalieri espulso, al suo posto Stefano Marisi con le sue Jordan. Dall'altra parte invece zona 2-3 Bulgara con Pandolfi e Romeo. Sotto Ripepi, Colle Bronze e Luca Laganà. 6 punti da recuperare per la DR, pronta a difendere.
Cavalieri per Macarinossa, ancora Yeya. Scarico per Cavalieri, Simone Cavalieri, scarico per Macarinossa, 3 passi sull'arresto come per il fischio di Pandolfi di qualche istante fa. Si ripartirà con la rimessa di R. 9.47, Pandolfi contro Macarinos, lo batte, tira da 2 al tabellone, la K di Reggio Calabria, Kevin Pandolfi a canestro, meno 4, attacca fortissimo Messina, yeah. Fallo, no, infrazione di doppio palleggio, da quello che ho capito, visto che se la ridono i due. Il fischio l'ha praticamente chiamato Giovanni Ruvolo. Attacca la DR. Federico Romeo. Passa la palla a Luca Laganà. Ora per Collier Bromes. Lontanissimo da canestro. Ancora per Laganà. Il battimento per Romeo. Palla in out. Rimessa a Fortitudo. L'ultimo gioco di Romeo. Complice la deviazione di Simone Cavalieri. Proprio lui porta la palla avanti. 9 minuti, 8 secondi a giocare solamente adesso. Scarico per Macarinos. Capisce tutto lo Calaganà. Il passaggio di Anicelli, può ripartire la DR con 4 punti da recuperare. Federico Romeo, Isaro in mezzo a 2, magia! Stoppatone di Anicelli. Riparte Macarinos, 3 contro 1. Macarinos sbaglia. Il tapin non c'è, palla in alto, rimessa a Fortitudo. 8 e 49 a giocare, doppio cambio. Per Stefano Marisi dentro Bellomo e Emanuele Giannullo. Alla rimessa Simone Cavalieri. Nel frattempo massimo vantaggio pallacanestro viola 6-8-7-8 a Palermo. Attacca Cavalieri. Rimessa, Yeya. La perde Pandolfi, gliela ruba, fallo antisportivo. Fallo antisportivo su Yeya. Saranno tiri più palla. Fosse scappato, sarebbe stata indubbiamente schiacciata per Kevin Pandolfi, che adesso proverà a monetizzare dalla lunetta. Aggiornamenti da Barcellona Pozzo di Gotto, 73-70 tra Orse e Basket School. In lunetta Kevin Pandolfi. Fortissimo, fortissimo il primo tiro libero di Kevin Pandolfi. Secondo tiro libero per Kevin Pandolfi. Porto anche questo. Molto, molto stanco l'ex Forio e Cerignola. 8.46, rimessa di R che non riesce a monetizzare dai liberi. Alla rimessa Luca Laganà. Battuta adesso. Ripepi per Federico Romeo. Romeo prova la tripla, non va, a rimbalzo c'è Emanuele Giannullo, versione per Cavalieri, prova a spingere Simone Cavalieri, magari non per Giannullo, ha ricevuto Federico Romeo, palla rubata, Federico Romeo in palleggio, Romeo finta, doppia finta, scarico bravissimo, intelligente anche che Iapo lo stava per stoppare, ripeti alla Novischi, Andreone ripeti, 53-55 e gara riaperta. Manca un'eternità, vi do qualche aggiornamento agli altri campi, complice il nuovo timeout questa volta chiamato da Stefano Marisi. Da Palermo 71-78 a favore della pallacanestro viola. Da Catanzaro vantaggio Catanzaro 76-63, gara quasi in ghiaccio per i ragazzi di Max Arigliano. A Barcellona acciatore di overtime, anche perché a 2-19 dal termine Orsa Barcellona e Basket School sono sul 73 pari. Si può ripartire.
ho voluto chiarire anche la mia posizione, anche perché la trombetta mi stava andando nell'orecchio e sinceramente ad un certo punto non sentivo più nulla neanche io. 8 e 12 da giocare, 53 a 55, magari Nos per Cavalieri, ora per Bellomo, Roberto Bellomo va dentro, scarico per Magarinos, partenza incrociata fino in fondo, scarico per Michel, Yeyaf contro Colebroms, un gran canestro di Michel, Yeyaf, 7-47, attacca l'ADR con 4 punti a recuperare, c'è il catch con Magarinos, Laganà, passa la palla di Pepi, ancora per Federico Romeo, 9 secondi per andare al tiro, Federico Romeo del Pandolfi con la bomba, non va, Pepi si immola, la recupera, non c'è il fallo, c'è il rimando di Giulia. 7-24 da giocare, Bellomo, la recupera con le Bronze, ora per Federico Romeo, Romeo in palleggio, passa la palla di Pepi, ancora Romeo, prova la bomba, stoppato da Iaia, che ha le lede veramente lunghissime. Magari no, si prova la bomba, non va, palla in out. Magari Nos per Yeyap, passa la palla a Bellomo, scarico per Magari Nos, ancora per Yeyap, prova la bomba, realizza Yeyap, tripla pazzesca che spezza le gambe alla diere, adesso dovrà provare e trovare energie extra, si alza il coro, fortitudo, ripeti per Pandolfi da 3, realizza Kevin, non finisce qui, come diceva Corrado, Bellomo, finta la prima, magari nostra per Cavalieri, la bomba, non va, rimbalzo, c'è Luca Laganà, c'è da soffrire, 6 minuti, 4 punti tra le due squadre, Federico Romeo, passaggio per Pandolfi, pallonato da Bellomo, la perde, Bellomo la ruba, steal di Bellomo, c'è il fallo, no, palming di Roberto Bellomo, sinceramente non l'ho vista, aggiornamento da Barcellona, 73 Barcellona, 75 Basket School, avvicinamento Palermo, 74-78, a favore della palestra di Ola quando mancano 2 minuti e 23, attacca Federico Romeo, Federico, fallo di Roberto Bellomo, cambio, ritorna in campo Caldwell, l'uomo del terzo quarto, si va a accomodare in panchina Roberto Bellomo, sarà rimessa per la DR con Kevin Pandolfi alla battuta, serve Andrea Di Pepi a fare il Pandolfi, finisce in out Kevin Pandolfi, l'arbitro dice è fuori, frattempo finale a Cananzaro, 87 Cananzaro 71 Gravina, ringraziando il collega Franco Pellicano, 5:35 a giocare, 4 punti separano le due squadre all'interno di questo derby allo stretto, Yeyap, forse c'è il fallo, Cavalieri da 3, corto, a rimbalzo, svetta ancora Yeyap, palla in out, palla DR. Manca un'eternità, Giovanni Rugolo sta veramente provando a far dare il massimo ai propri ragazzi, senza il playmaker titolare Manisi, senza per la grande parte della sfida dell'estero Federico Romeo adesso in palleggio e soprattutto con Antonio Sborto, il condottiero assoluto specialmente in fase offensiva, out per espulsione, Federico Romeo per Ripepi, prova la bomba Andrea, Andrea Ripepi ancora, 59-60, si esalta Andrea Ripepi, c'è un contatto tra magari Nos e bomba di Iafra, nel frattempo non va ancora Ripepi a rimbalzo,
clamorosa partita di Andrea Ripepi, amici sportivi. Il tiratore aggiunto, il bombarolo che non ti aspetti, attacca Federico Romeo, out, recuperata da Magarinos, 4:44, palla persa cocente dalla DR, Magara riaperta, amici sportivi, 4:44 da giocare. Frattempo aggiornamento da Palermo, Green Palermo 74, pallacanestro viola 80, quando mancano 2 minuti e 3 secondi. Frattempo aggiornamento da Barcellona, 83 Barcellona, scusate, 73 Barcellona, 77 Basket School Messina. Termina qui il time out, ultimi 4:44, sono pronti a rientrare le due squadre. Ancora aggiornamento dei liberi di Balic, 74-82 a favore della pallacanestro che sembra vicina la prima vittoria esterna della stagione. Qui invece c'è da combattere all'interno di questo derby dello stretto. Magari non Scavalieri Caldwell, Yeyap è già nullo per la Fortitudo che riparte in palleggio. Dall'altra parte zona con Romeo Pandolfi Laganà, con le Broms e Andrea Ripepi. Caldwell trova la bomba, realizza Elio Caldwell. Clamorosa partita dell'americano, 59-63, nuovo allungo. La DR avrà ancora una volta la forza per recuperarla, lo scopriremo presto. Romeo, passo e tiro, mamma mia, che spettacolo, fatelo vedere ragazzi del mini basket, spettacolare Federico Romeo, 61-63, gara bellissima. Elio Caldwell prova la bomba ancora, aveva tirato la New Jersey, questa volta non va, la recupera Federico Romeo a testa alta in diagonale per Pandolfi, per Laganà, e Camillano, la bomba non va, fatta sfortuna per Luca Laganà, poteva essere la bomba del sorpasso, era il suo tiro, ha fatto benissimo a tirare. Continua la zona 2-3 di Giovanni Rugolo, Cavalieri in palleggio, 3:46, Cavalieri, c'è un contatto, Magarinos, Magarinos va dentro contro con le Broms, sbaglia, la recupera Pandolfi, vola in contropiede Kevin Pandolfi, prova la bomba, è una finta, Federico Romeo tira lui da tre, realizza Federico, 64-63, attacca Magarinos, Caldwell è svedese, io sono di Santa Caterina, bomba di Cavalieri in risposta, 64-66. Saluto il mio amico Vince che mi dice Caldwell non è americano, è svedese, va bene così. 64-66, super bomba della cavallina di Simone Cavalieri, dall'altra parte Federico porta tutti a fuori e poi si becca la scoppata fallosa. Protesta della Fortuna Messina, saranno due tiri liberi per Federico Romeo. Solito problema alla caviglia, quello di prima per Federico Romeo, sperando non sia nulla di grave, anche perché la partita non merita di perdere un protagonista del genere che sta brillando per intensità, sagacia, intelligenza. Non so quante bombe ha messo. Attenzione, attenzione, attenzione! Giovanni Rugolo si gioca la carta Marco Manisi! Modello è Isaiah Thomas, ai tempi di Detroit Pistons degli anni 80, clamoroso cambio, non è per niente al top, ma lui lo rischia, Marco Manisi pronto al cambio, vedremo quando entrerà, intanto l'ha fatto cambiare. In lunetta Federico Romeo, nel frattempo manca 1:09 al palamanga, non vi aggiorneremo anche su questo. Federico Romeo, vai al primo. Errore pesantissimo per il Regino, 2:57, Federico Romeo in lunetta, realizza Federico, 65-66, 2:56, un punto, solo uno all'interno di questo derby e lo stretto realmente clamoroso e bello da vedere. Magarinos, Magarinos contro la zona, ancora lo svedese Caldwell, ora per Yeyap, Cavalieri da 3,
non va, c'è Magalinos al rimbalzo, ancora l'argentino, 2-32, Magalinos, 1-2-1, fa tutto solo, scarico per Cavalieri, fa saltare l'avversario, fino in fondo, verso un po' spezzato, lo sbaglia, a rimbalzo, c'è Jackson con le Bronx, 2-22, c'è da sudare, Pandolfi, scarico per Ripepi, che lì, sembrava Paolo Rossi, 72, anzi 67-66, nuovo vantaggio di R, clamoroso, clamoroso derby sportellate tra Pandolfi e Cavalieri, e fallo di Kevin Pandolfi. Due minuti e sette secondi al termine della partita. Attacca Magalinos, Magalinos, ribaltamento per Cavalieri, la bomba non va, rimbalzo, c'è Federico Romeo, 1:53, vorrebbero il fallo i supporters della DR, Pandolfi in mezzo a due, non fischia l'arbitro, Magalinos, fallo di Federico Romeo da terra. Questo video secondo me si andrà a rivedere tante e tante volte. 1:45 al termine della sfida, continua a permeare il palumaca l'odore di overtime, Magalinos ha nelle mani il pallone dell'eventuale pareggio e del successivo eventuale vantaggio, ma non sono tiri liberi, non c'è ancora il bonus alzato, anche l'argentino si ricordava come Messi l'ha recato sulla lunetta per scagliare i liberi, non è così, palla alla Fortitudo. 1:45, Magalinos, scarico intelligente per Giannullo, in mezzo a tre, tira a due, sbaglia, schiacciata! Yay up! 67-68, si è arrampicato, sembrava l'uomo ragno, un punto di vantaggio Fortitudo, che derby ragazzi, che spettacolo, che bella la palla adesso, attacca Pandolfi, la bomba da casa sua, entrata agonistica, non va, la recupera Cavalieri, 1:19, Stefano Marisi predica tranquillità, attacca Simone Cavalieri, 1:13 da giocare, capisce tutto con le Bronx, fallen out. 67 DR, 68 Fortitudo di Messina. Rimessa Caldwell, Caldwell parte in palleggio, c'è un contatto, di là due sbaglia, la recupera con le Bronx. Pandolfi, 1:04, Pandolfi entra in agonistica completamente, Ripepi fino in fondo, americanata, che fa? Sbaglia, Yeyap finisce now, ma subisce fallo. 57 secondi da giocare, fallo di Kevin Pandolfi, sarà ancora una volta rimessa per la Fortitudo di Messina. Quarto fallo di Kevin Pandolfi, Andrea Ripepi per evitare la stoppata, ha provato un gioco di prestigio, ma purtroppo un giro del genere neanche il mago Silva negli anni 80 l'avrebbe mai realizzato. 67 DR, 68 Fortitudo di Messina. Aggiornamento al basket femminile, vince il battipaglia, la regina Adriana Cutrupri realizza 18 punti con 6 rimbalzi e conquista così le finali di Coppa Italia, complimenti ad Adriana, si può ripartire, attacca la Fortitudo. Claudio Cavalieri per Magalinos, prova la bomba, non va e non la chiude, il rimbalzo di Luca Laganà, apertura per Kevin Pandolfi, Marco Manis è lì, non è entrato. Federico Romeo contro Magalinos, 40 secondi, Federico Romeo, Federico slalom fino a dentro, fino in fondo, scarico per Colle Bronx, l'arbitro fischia un attimo prima, era ottimo l'assist per Colle Bronx che sinceramente aveva anche realizzato, e fallo sul palleggio per Federico Romeo e dovrebbero essere due tiri liberi. No, è rimessa, ancora rimessa, ancora rimessa per i bianco-blu, ancora rimessa per la DR, non c'è il bonus alzato, 34 secondi alla fine della partita, un punto da recuperare per la DR, attacca con le Bronx, passa la palla a Kevin Pandolfi, ora per il capitano Luca Laganà, Luca Laganà per Ripepi, però la bomba lunghissima, lunghissima, in trance agonistica totale Andrea Ripepi dopo la performance offensiva clamorosa in, quarto, in questo quarto periodo. Ultimi 22 secondi, la gara è ancora aperta. Fallo di Romeo su Cavalieri. Ultimi 16 secondi.
non c'è ancora il bonus alzato, si andrà ancora una volta alla rimessa. Magari nostra la battuta, terminasse qui la vittoria sarebbe del fluo di Messina. Cavalieri deve inventarsi qualcosa, Federico, e commette fallo, ancora fallo su Cavalieri. Adesso il bonus alzato, adesso saranno due tiri liberi con 12 secondi sul cronometro, sarà due tiri liberi cruciali per Simone Cavalieri. Giustamente arriva il cambio, come accennavamo prima, quinto fallo di Federico Romero esordio in questa sfida per l'eroico Marco Manisi. Chissà se sarà lui l'uomo dell'ultimo tiro. Cavalieri in lunetta, come primo, 67-69, ancora un tiro libero per Simone Cavalieri, firmare su tre, lo realizza, 3 punti di margine, batte la DR, ultimi 12 secondi, Marco Manisi in palleggio, a freddo, serve una tripla, 8 secondi, Marco Manisi per la Canà, pallonato la Canà, prova la bomba, fallo prima, fallo intelligente, mancano 4 secondi al termine. Sarà ancora una volta rimessa, Giovanni Rugolo ovviamente chiama time out, serve la tripla del pareggio e non sarà assolutamente facile realizzarla. Chi tirerà? Tirerà Luca Laganà, tirerà Kevin Pandolfi, tirerà il neo entrato a freddo Marco Manisi, lo scopriremo tra pochissimo all'interno di questo derby realmente incandescente. Abbiamo il finale, la palla canestro viola bagna finalmente la prima vittoria in trasferta e finale al Palamangano di Palermo, vincono i nero arancio 76-84, 23 punti per Marchini, 15 per Babic, 17 per Renzi e 10 per Davis, per il Green Palermo 15 Birra, 13 Morciano, 14 Masciarelli e 10 Giona di Giulio Maria. E finale anche da Barcellona, vince la Basket School Messina, impresa Corsara, continua l'effetto Sidoti, importantissimo di Canzaro, già abbiamo detto, e si riparte con l'ultimissima rimessa. Sono due tiri liberi, non è rimessa, quindi cambiano i piani. Questo tiro libero è ugualmente fondamentale e tocca realizzarlo. Arriva 68-70, il secondo tiro libero probabilmente occorre sbagliarlo, vediamo che succede. Sbaglia apposta, sbaglia bene, poi è buono, gol! Clamoroso Paolo Maga, ma forse c'è qualche secondo di discrepanza, vediamo se è vero o non è vero. Con le bombs tutto perfetto, la canala sbaglia di proposito, sono entrato in possesso della trombetta ufficiale della partita che non mi sta facendo sentire niente e non so se un domani gliela fornirò ai giovani tifosi dell'ADR. Ho una tentazione assurda di tirarla in campo, ma sarebbe squalifica del campo. Al termine della partita però farò un corso di formazione per tifosi, perché se la squadra avversaria tira da quella parte la trombetta va da quella parte. 70 pari. Overtime amici sportivi. Overtime, ha toccato il ferro, sì, tabellone, ferro. E poi c'è stato il tapin di Jackson con le bombs. Nel frattempo sono entrato in possesso della trombetta che non vi ha fatto sentire niente durante questa partita. Me la porterò a casa come cimelio. Extra time, 5 secondi. Dall'assù la canotta numero 13 si sta gustando uno spettacolo bellissimo,
tra due squadre che stanno onorando l'impegno, stanno onorando questo campionato che non a caso ha un nome indelebile. Salutiamo il grandissimo Alessandro Barba, salutiamo Bruno, sostenitore del grandissimo Andrea Ripepi, e siamo pronti per gustarci il tempo supplementare, extra time. Marco Manisi, eroico accanto a Pandolfi, con le Broms, Ripepi e Luca Laganà, dall'altra parte Magari Nos, Elliot Caldwell, Iannicelli, Yeyap e Giannullo. Si riparte, Luca Laganà per Marco Manisi. Marco Manisi in palleggio, passa la palla a Laganà. Luca Laganà riflette con la bomba. Baia, Ripepi si immola, fa saltare gli apsi e fallo. Sfiora il gioco da tre punti Andrea Ripepi. Mamma mia, che partita per Andrea Ripepi, incredibile partita per il numero 6 della DR. 4:42 da giocare, ricordiamo le assenze, espulso da una parte Claudio Cavalieri, allenatore, dall'altra Antonio Smorto, il condottiero del bianco-blu. Prova tutta grinta dei ragazzi di Giovanni Rugolo, che nonostante le condizioni precarie e tanti effettivi, stanno giocando ad armi pari contro la seconda della classe, la Fortitudo di Messina. Sono due tiri liberi per Andrea Ripepi. Non capisco cosa sta succedendo, ci siamo in Pandolfi che parlotta con l'arbitro. Ci siamo, tiri liberi per Andrea Ripepi, tiri liberi importantissimi per iniziare bene questo tempo supplementare. Sbaglia il primo, non cambia il punteggio, 70 pari alla Paralumaca di Reggio Calabria. Ancora il lunetta, Andrea Ripepi, derby allo stretto di R Basketball Reggio Calabria contro il Fortitudo di Messina. Ripepi, vai anche il secondo, Colli e Broms! Ancora Mister Calamita stoppato clamorosamente, poi si muore la terra, la recupera Kevin Pandolfi, extra possesso Kevin Pandolfi, passa la palla alla Canà, tira da tre Luca, da tre il capitano Luca Laganà, 73-70, una partita incredibile ragazzi, non ho più parole. Dall'altra parte continua l'attacco della Fortitudo, nel quarto quarto ha realizzato una tripla dopo un'altra, Magari Nos, Magari Nos, fino in fondo e percussione, scarico, capisciuto Pandolfi, simbola Ripepi, contropiede, Marco Manisi inizia a palleggiare e mette tranquillità ai suoi, passa la palla a Pandolfi, la Granada 3 ancora, non va questa volta, rimbalzo, c'è sempre lui, il Dennis Rodman e noi altri, Cody e Broms, attacca Marco Manisi, 3:56 sul cronometro, Pandolfi, Pandolfi in palleggio, passi di Kevin Pandolfi, 3:49 da giocare, 73 DR, 70 Fortitudo Messina, gara pazzesca, ancora apertissima, c'è discrepanza col nostro tabellone, ma lo ultimeremo quanto prima. 3:49 da giocare, Roberto Bellomo si alza dalla panchina, attacca Magari Nos, zona della DR, Caldwell per Iannicelli, Iannicelli in palleggio contro Pandolfi, Iannicelli prova la bomba, è un airball, non prende nulla Iannicelli, sporca delle percentuali clamorose dei ragazzi peloritani. 73-70, 3 minuti e 33 al termine del primo tempo supplementare, attacca l'eroico Marco Manisi, blocco di Ripepi, arresta il tiro di Marco, non va, a rimbalzo svetta Emanuele, Giannullo, apertura per Magari Nos, Magari Nos in palleggio, scarico per Emanuele Giannullo, contro scarico per Caldwell, Matteo Mollica, gliela rubano Andrea Ripepi, difesa completata, Giovanni Rugolo indomito davanti alla propria panchina, la DR vuole questa vittoria, 3 minuti e 2 secondi a giocare, Colli e Broms per Ripepi, resiste al contatto Marco Manisi, Luca Laganare con il pallone, Ripepi in post basso, Ripepi subisce fallo, no, passi di Andrea Ripepi, passi sull'arresto, dunque l'arriere non riesce ad allungare il mini vantaggio, 2:51, attacca la Fortitudo, Magari Nos, 2:47, fischio, fallo, sanzionato alla difesa
della DR, non so che è stato d'azione del fallo, forse Andrea Ripepi. Adesso il minutaggio di questo overtime è corretto, 2.44 al termine, magari Nos in lunetta per due tiri liberi. Se ne è primo l'argentino, 73-71, 2.44 da giocare, ancora in lunetta Magarinos. Freddo glaciale come l'inverno del Sud America. 73-72, 2.42 a giocare, attacca Magarinos. Anzi, difende Magarinos, attacca Marco Manisi. La Ganà per Marco Manisi, ancora la Ganà, lontanissimo da canestro, la Ganà cerca spazio, scarico per Pandolfi, può tirare, deve tirare, tira e segna! Il chitarrista è tornato in città, dall'altra parte Magarinos si è scatenato, subisce fallo, contropiede repentino di Magarinos, mentre viaggiavano schitarrate, piani pianoforti e violoncelli, Magarinos era già subito in percussione. 2.17 a giocare, 4 punti di vantaggio di R. Finale a Mondragone, nel frattempo prima sconfitta del corso Macchialdecchio per il basketball Lamezia. Magarinos in lunetta per altri due tiri liberi, realizza il primo. 76-73, ancora lunetta Magarinos. Fa 2 su 2. 76-74, gara apertissima, chiude le porte all'Arenò, attacca Marco Manici, 2.15 da giocare, Marco Manici, è entrato anche Simone Surfalo, per accomodare in panchina Kevin Pandolfi. La gara con le Bones, servito in post, se lo gioca con le Bones, giro, scarico il Surfalo da 3, Simone non va, si combatte a rimbalzo, la strappa Magarinos, il fallo, passi, clamorosamente passi di Magarinos, questo fischio lo rivedremo a mio avviso tantissime volte, vedremo se avrà ragione l'arbitro Tolomeo. 76-74, frattempo quella che viene inquadrata è il lazzaretto dell'ADR con tutti gli infortunati annessi, Marco Manisi per Cole Broms, ora per Surfaro, ancora per la Ganà per Manisi, Manisi per Ripepi, Andrea si gira, step back, non va, rimbalzo, c'è Surfaro, rimbalzo offensivo clamoroso per il giovanotto, quasi 2005, si riparte, attacca la DR, 76-74, qui si vince con gli attributi che abbiamo sportivi, Marco Manisi, ribaltamento per Surfaro che deve tirare, passi sull'arresto, anzi no, erano scaduti i 24, 1 minuto e 28 a giocare al termine della partita, anzi il primo overtime, si riparte, Magarinos la prende adesso, Iannicelli finta la tripla, arresto, scarico per Giannullo da 3, non va, a rimbalzo c'è ancora mister Cole Bones, apertura per Marco Manisi, 1 minuto e 16 da giocare, 2 punti di vantaggio di R, siamo vicini all'ultimo giro di lancetta del tempo supplementare, l'eroico Marco Manisi in palleggio, resiste al contatto di Caldo e lo fa saltare, scarico per Surfaro da 3, non va, 0 su 2 per Surfaro che spreca due belle occasioni, dall'altra parte magari non c'è una freccia fino in fondo, fallo di Surfaro proprio sull'argentino, 57 secondi al termine del primo overtime, siamo già all'ultimo giro di lancette del tempo supplementare, in lunetta vola Magarinos, salutiamo tutti gli sportivi in collegamento, Turre già canestro, domani lo speciale su questa sfida e non solo, l'Argentina lunetta per due tiri liberi, se ne è primo, delicatissimo, mano morbidissima per Magarinos, ancora lunetta per volare sul meno uno. Fa 2 su 2. Carica il pubblico, Magarinos col tiro libero del pareggio. 76 pari.
ultimi 57 secondi. Può succedere ancora di tutto. E sinceramente c'è ancora odore di overtime che potrebbe replicarsi verso il secondo. Vedremo se sarà così. Andando a riepilogare tutti gli altri campi, cosa è successo? Pallacanestro Viola vince, spugna il palamangano di Palermo e per la prima volta riesce a vincere all'interno di questa stagione in trasferta. Vittoria importantissima che erge nero arancio all'ultimo posto in classifica. Vittoria importante per Calanzaro che ritrova il successo battendo Gravina. Sconfitta per il basketball Lamezia all'esordio di Mike Del Vecchio sul campo del Mondragone. Tra qualche istante avremo l'aggiornamento della gara tra Botteghella e Castrovillari, probabilmente il quarto periodo, ci sta per arrivare l'aggiornamento. E dopodiché, e poi Basket School vince in casa l'Orsa Barcellona, importantissimo. Ritorna in campo Fortitudo di Messina nel frattempo, con Magarinos, Mollica, Caldwell, Giannullo e Iannicelli. Dall'altra parte Luca Laganà, Surfaro, Ripeti, Marco Manisi e Jackson Cole Bronze. Palla alla VR, ultimi 57 secondi. Luca Laganà alla battuta. Battuta adesso al limite di 5 secondi, ripeto, per Laganà. Ora per Marco Manisi, 53 secondi da giocare. Marco Manisi. Marco Manisi in palleggio, bomba, no, è una finta con le Bronze. Piccherò troppo complicato, palla sul piede, palla persa. Palla alla Fortuna di Messina. Nel frattempo, finale dal Paracalafiori Reggio Calabria, la Botteghella Basket esce sconfitta, giochi riaperti sulla vetta della Serie D, dove vola Giratauro che ha vinto ieri a Cananzaro e dove vola la meritevole Castrovillari. Finale 68-73, per i dettagli ne parleremo tra poco. Seguiamo questo straordinario finale, primo tempo supplementare, magari nostro contro Manisi, magari non aspira, realizza un canestro pazzesco l'argentino, più due, un passetto verso la vittoria, ultimi 30 secondi, Marco Manisi per la Canà, ora per Andrea Ripeti contro Mollica, Simone Surfaro, Surfaro si combatte, Marco Manisi prova la bomba, realizza, clamoroso Marco Manisi, non doveva giocare amici sportivi, non doveva scendere in campo e poi tira fuori dal cilindro uno spettacolo, una tripla pazzesca, ultimi 18 secondi. La gara ovviamente è apertissima, io ritorno su quello, su quello che insomma non sono riuscito a finire prima di raccontarvi. La Botteghella Basket perde il big match seppur combattendo 68-73 contro l'Apollino di Castrovillari, ci dicono. Botteghella spreca tantissimo sul finale tra liberi e palle perse nei momenti salienti. Castrovillari non si fa sfuggire l'occasione di riprenderla e portare a casa la vittoria nonostante i tanti errori ai liberi, ma è più cinica sul finale. Complimenti ai ragazzi di coach Isidoro Silella che fermano per un momento la favola straordinaria ai ragazzi della Botteghella Academy. Torniamo alla C-Gold, torniamo al derby dello stretto, torniamo a DR contro Fortuna di Messina. Ultimi 18 secondi, un punto di vantaggio di R dopo la bomba del re di vivo, l'immortale Marco Manisi, neanche se stessimo raccontando Gomorra o qualcosa di simile. Surfaro, Manisi, Laganari, Pepi e Cole Bronze sono gli altri scelti da Giovanni Rugolo dall'altra parte. Iannicelli, Mollica, magari Nos, Giannullo e Caldwell. Ultimi 18 secondi, Iannicelli la fa scorrere, magari Nostro la andrà a prendere adesso, 17 secondi, magari Nostro in palleggio, va dentro contro Cole Bronze, c'è un contatto, non fischia l'arbitro, la recupera Cole Bronze, ancora lui, fallo su Cole Bronze, quello che tocca diventa oro, Cole Bronze. Andrà in lunetta per due tiri liberi, ma ancora, cari amici sportivi, non è assolutamente finita. Saranno due tiri liberi per Collier Bronze.
con 4 secondi ancora sul cronometro. Jay Cole Bromes va a dialogare con Giovanni Ruvolo, con sulla schiena il suo numero 33, degno del miglior Kareem Abdul-Jabbar. Cole Bromes in lunetta. Glaciale come un solero a dicembre, ancora Jackson Cole Bromes. Sbaglia di proposito, ripete, la prende, dovrebbe buttarla in aria, finisce così il successo. NBR, vittoria clamorosa del gioco più di Giovanni Ruvolo, abbraccio bellissimo tra Piero Corlino e Giovanni Ruvolo. È una vittoria clamorosa del bianco-blu. Un derby vinto all'overtime contro una Fortitudo magnifica che non ha mollato di un passo questa sfida. Derby straordinario, 80-78. Clamoroso, bello l'abbraccio tra Luca Laganà e Stefano Marisi. Clima di sportività tra i giocatori, quello che meritava questa sfida. Quello che non meritavo io invece era questa trombetta, che sinceramente la prossima volta farò in modo di non far entrare. 80-78, gara clamorosa vinta dalla DR contro tutti e contro tutti. La bomba di Marco Manisi è l'esempio lampante di quanto l'ha voluta vincere la DR, che è ancora viva. DR l'immortale, ancora in piedi nonostante l'espulsione di Antonio Smorto, nonostante gli acciacchi, i cerotti, il ghiaccio e tutto quello che volete. Viene richiamato Antonio Smorto per fare il grido insieme alla squadra. Bellissimo l'abbraccio tra Giovanni Ruvolo e Marco Manisi. C'è Andrea Ripepi scatenato che prova ad esultare. Questa è la festa della DR che vince il derby dello stretto. È veramente tutto, 80-78, clamorosa impresa all'overtime dei bianco-blu. È veramente tutto, un caro saluto e alla prossima!